Buona giornata, buon inizio, speriamo buona fine. Allora, ok, allora, che cosa facciamo oggi? Cominciamo a fare un po' di approfondimenti su questa strana creatura che si chiama Business Model Canvas, su queste strane tecniche che sono quelle di business modeling che abbiamo introdotto ieri. Oggi in particolare ci occupiamo di strategia, partiamo con la strategia. Il leitmotiv di questa lezione è come considerare l'ambiente in cui si inserisce il nostro modello di business e come prepararsi da un punto di vista strategico al futuro. L'ambiente esterno alla vostra azienda può essere visto come una sorta di spazio di progettazione. Che cosa significa che può essere visto come una sorta di spazio di progettazione? Può essere visto come una sorta di quadro che andrete a tratteggiare in base a quelle che sono le caratteristiche della vostra azienda e dell'interazione tra la vostra azienda e quelle che sono le caratteristiche del mondo esterno. Perché? Perché l'ambiente esterno sostanzialmente può determinare opportunità e vincoli per un'organizzazione, influenzando quello che è lo spazio di progettazione del vostro modello di business, influenzando quello che è l'evoluzione del vostro modello di business, quello che è l'adattamento del vostro modello di business all'ambiente esterno e quella che è la selezione del modello di business migliore rispetto all'ambiente esterno. L'ambiente muta, questo è un dato di fatto. L'ambiente esterno è complesso, viviamo in una situazione di profonda globalizzazione dei mercati delle merci, dei mercati del capitale. C'è un'incertezza, sta mutando la tecnologia, viviamo nel pieno di un nuovo paradigma tecnologico generalista che è costituito dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che, come dice appunto la terminologia stessa generalista, sono tecnologie adatte a tutti gli usi. Sono tecnologie così pervasive che possono essere utilizzate in diversi settori e in diversi rami della produzione e stanno un po' scompaginando gli assetti produttivi. Sono tecnologie di cui noi dobbiamo andare, queste evoluzioni sono evoluzioni di cui noi dobbiamo andare a tener conto nella progettazione del nostro modello di business. Viviamo anche in una situazione di profonda crisi economica. Sapete tutti che stiamo vivendo la crisi economica più profonda dai tempi della Grande Depressione, dal 1929. Questo naturalmente ha delle ripercussioni, ha degli impatti sulla progettazione del nostro modello di business e ha degli impatti su come il nostro modello di business evolve rispetto all'ambiente esterno, perché determina una serie di vincoli, determina comunque anche una serie di opportunità. Regolamentazioni, questo è un altro aspetto su cui ci soffermeremo. Un'azienda è soggetta a regolamentazioni, regolamentazioni che possono vincolare il suo spazio di azione. Ok? Regolamentazioni che, per quanto le istituzioni abbiano un andamento slow moving nel corso del tempo, cioè per quanto le istituzioni evolvano lentamente, comunque evolvono. Ok? E possono, diciamo così, pensate a dei mutamenti legislativi che possono aprire delle opportunità, ma allo stesso tempo chiudere delle opportunità. Nel momento in cui vengono inserite delle nuove regolamentazioni, per esempio sull'ambiente, queste nuove regolamentazioni hanno un impatto sul mondo produttivo. Ok? Se si dice che se per legge viene stabilito che non è possibile emettere più di un tot di emissioni, naturalmente questo ha un impatto, per esempio, sul mondo della produzione nel settore dell'automotive. Ok? Allo stesso tempo però può determinare praticamente delle opportunità. Quindi di tutti questi fattori dobbiamo tener conto, dobbiamo conoscere per agire, che significa conoscere per generare nuovi modelli di business, e dobbiamo conoscere per reagire, che significa conoscere per adattare modelli di business esistenti. Se dovessi fare una sintesi di quelle che sono le aree ambientali esterne che sono in grado di influenzare il vostro modello di business, vi direi che questa sintesi si muove lungo quattro direttrici. Le forze del mercato da un lato,
qualificheremo ognuna di queste direttrici, le forze del mercato da un lato, le forze settoriali dall'altro, le tendenze chiave da un altro lato e infine quelle che sono le forze macroeconomiche. Questa è una sorta di quadrilatero di forze nell'ambito del quale il nostro modello di business si muove. Cominciamo, questa è una rappresentazione stilizzata di quello che vi ho detto, potete immaginarvi il vostro modello di business come al centro di questa serie di forze, che come vi ho detto possono determinare dei vincoli, determinano dei vincoli, ma allo stesso tempo possono aprire delle opportunità. Cominciamo dalle forze del mercato. Su cosa occorre incentrare la nostra attenzione? Occorre incentrare la nostra attenzione su quelli che sono i problemi del mercato, i segmenti del mercato, i bisogni e le necessità. Cominciamo da questi punti. La logica è sempre quella delle domande e del cercare di trovare delle risposte a queste domande. Dobbiamo fare uno sforzo di identificazione sul primo fronte di quelli che sono i problemi principali che guidano e trasformano il mercato secondo la prospettiva del cliente e dell'offerta. Quali cambiamenti sono in corso? In quale direzione sta evolvendo il mercato? Segmenti di mercato. Descriviamo la forza attrattiva dei principali segmenti del mercato e occupiamoci di individuare quelli che sono i nuovi segmenti. Ci sono dei segmenti di clientela più importanti degli altri rispetto a quelli che abbiamo mirato? Dove risiede il maggiore potenziale di crescita? Perché il segmento di clientela a cui è rivolta la nostra proposta di valore non va visto come un qualcosa di puramente statico. I clienti evolvono, le loro esigenze evolvono, ok? I loro bisogni evolvono, le loro necessità evolvono. Dobbiamo essere in grado di cogliere praticamente questi cambiamenti. Il segmento di clientela è un target che si modifica nel corso del tempo, ok? Non è sempre uguale a se stesso. È possibile che rivolgiamo la nostra proposta di valore a più segmenti di clientela, non troppi, soprattutto se siamo in una fase di start della nostra attività economica. È bene concentrarsi su un numero ristretto di segmenti di clientela. Una startup dovrebbe sempre cominciare da quello che viene definito il suo mercato di sbarco. Il mercato di sbarco è un mercato così piccolo da non interessare quelle che sono le grandi aziende che potenzialmente possono costituire dei concorrenti per noi, ma allo stesso tempo sufficientemente grande da permetterci di raggiungere una certa profittabilità e da poter partire per la conquista di mercati adiacenti. Ok? Ci sono dei segmenti in calo? Un'altra domanda è: ci sono dei segmenti periferici? Abbiamo parlato ieri di non clienti, secondo la strategia dell'Oceano Blu, no? Ci sono dei segmenti periferici che meritano attenzione? Ci sono dei non clienti che potrebbero diventare clienti in seguito a delle variazioni nella nostra proposta di valore, in seguito a degli approfondimenti della nostra proposta di valore, in seguito ad una serie di caratteristiche nuove che possono essere inserite nella nostra proposta di valore? Bisogni e necessità. Di cosa hanno bisogno i clienti? Dove risiedono le loro principali esigenze non soddisfatte? Quali problemi vogliono che siano veramente risolti? Ci sono ambiti in cui la domanda sta crescendo e ambiti in cui la domanda sta praticamente diminuendo? Sono queste, diciamo, le questioni che dobbiamo mettere sul tavolo, portare la nostra attenzione per cercare di comprendere quello che è l'impatto delle forze del mercato. Cerchiamo di descrivere anche quelli che sono gli elementi che possono ostacolare, o perlomeno di avere un quadro logico di quelli che sono gli elementi che possono ostacolare il passaggio dei clienti ai concorrenti. Abbiamo parlato ieri dei cosiddetti costi di switching, costi di spostamento. In un business model ideale c'è una grande attenzione dell'azienda all'introduzione di costi di spostamento nella sua logica di creazione del valore, di costi di spostamento per i clienti. Cioè, una volta che il cliente è stato catturato, deve essere difficile per il cliente pensare ad altro, pensare alla possibilità di abbandonarvi per accedere ad un'altra proposta di valore, pensare alla possibilità di abbandonare i vostri prodotti o i vostri servizi per accedere ai prodotti e ai servizi di un altro concorrente. Allora, cercare di fare il punto su quelli che sono i costi di transizione che potete introdurre per impedire ai clienti di passare ai concorrenti.
cercare di fare il punto su quanto è facile per i clienti trovare ed acquistare delle proposte simili. Se ci sono delle proposte così simili alla vostra, da poter risultare quasi identiche alla vostra, allora siete un po' nei guai, ok? Significa che qualcosa nella vostra offerta di valore non sta funzionando. Per cosa sono davvero disposti a pagare i clienti? Dove si possono ottenere i margini più alti? I clienti possono trovare facilmente acquistare dei prodotti e dei servizi meno cari del vostro, ma che comunque somigliano molto al vostro. Passiamo adesso a vedere quelle che sono le forze del settore. Quella che ho adottato qui è un po' la distinzione classica che ci ha insegnato Porter, no? L'analisi delle industrie classiche che ci ha insegnato Porter per cercare di determinare quella che è l'attrattività di un settore. Dovete avere ben chiaro chi sono i vostri concorrenti, ok? Questo è un punto essenziale. Ci sono concorrenti anche per le imprese sociali. E allora dovete sapere chi sono i vostri concorrenti, dovete essere in grado di identificarli, dovete sapere nel settore in cui state agendo chi sono gli operatori dominanti. Dovete avere una chiara cognizione di quelle che sono le loro offerte, perché sono le offerte con cui voi, con la vostra offerta, entrate in concorrenza. Su quali segmenti di clientela si concentrano i vostri concorrenti? Sono uguali ai vostri? Sono dissimili dai vostri? Qual è la struttura dei costi dei concorrenti? Dovete cercare di avere il maggior numero di informazioni possibili sugli altri pesci che nuotano nello stesso acquario, fondamentalmente, per tenere un po' la metafora dell'oceano blu e dell'oceano rosso che ci siamo fatti e che abbiamo esaminato praticamente ieri. Quanto poi i vostri concorrenti stanno influenzando i vostri segmenti di clientela? Quanto i vostri concorrenti sono in grado di influenzare i vostri flussi di ricavi e i vostri margini? Ci sono dei concorrenti emergenti? Questa è un'altra valutazione che dovete essere sempre in grado di fare. Avere il polso della situazione del mercato in cui operate significa cercare di sapere quante più informazioni possibili su questo mercato, in particolare concentrarsi su quelli che sono i possibili nuovi entranti in questo mercato. Monitoraggio implica anche il monitoraggio del mercato in cui agite, implica anche questo, implica anche cercare di capire se ci sono dei nuovi possibili concorrenti. Chi sono questi nuovi entranti nel mercato? Ci sono delle aziende che potrebbero entrare nel nostro mercato? In che misura si differenziano? Quali vantaggi o svantaggi competitivi posseggono? Si stanno concentrando su dei segmenti di clientela particolari? Che struttura dei costi hanno? Questa domanda sulla struttura dei costi è una domanda che rientra sempre. Cercare di capire qual è la nostra struttura dei costi, cercare di capire qual è la struttura dei costi dei concorrenti. Fino a che punto i nuovi entranti sono in grado di influenzare i nostri segmenti di clientela? Prodotti e servizi sostitutivi. Dovete essere in grado di descrivere quelli che sono i potenziali sostituti per le vostre offerte. Potenziali sostituti che non necessariamente stanno nel vostro stesso mercato o nel vostro stesso settore. Quali prodotti e servizi potrebbero rimpiazzare i nostri? Quanto costano in confronto ai nostri? Quanto è semplice per i clienti passare a questi sostituti? Da quali tradizioni di modelli di business provengono questi sostituti? Pensate, tanto per fare un esempio, a quello che ha comportato l'introduzione dei tratti di ferrovia veloce, sto parlando di Frecciarossa, per il trasporto aereo. Pensate all'incidenza su Alitalia dei Frecciarossa, sulla redditività di Alitalia, nelle tratte di trasporto interno, dell'introduzione dei treni Frecciarossa. Con 2 ore e mezza siamo dal centro di Roma al centro di Milano, ok? Allora, il treno che cos'è rispetto al settore aereo, in particolare al settore del traffico aereo interno? Il treno è un competitor sotto forma di prodotto sostituto, è diventato un competitor sotto forma di prodotto sostituto, ok?
Pensate ai telefoni cellulari versus le macchine fotografiche. Sembra che non si usino più le macchine fotografiche oggi. Lo smartphone è un prodotto sostituto rispetto alla macchina fotografica. Pensate a Skype contro le compagnie telefoniche e al traffico di rete di lunga distanza. Chi utilizza oggi il telefono per fare una chiamata a un amico che si trova sull'altra sponda dell'oceano? Immagino nessuno, ok? Skype che cos'è? È un sostituto rispetto al settore delle compagnie telefoniche e all'operatività di queste compagnie telefoniche nell'ambito delle telefonate a lunga distanza. Dovete essere in grado anche di descrivere chi sono gli operatori della catena di valore del vostro mercato e individuare chi sono i nuovi operatori emergenti. Chi sono gli operatori chiave della catena del valore del vostro settore? In che misura il vostro modello di business dipende da altri operatori? Ci sono degli operatori periferici emergenti? E poi, e questo vale in maniera particolare per un'impresa sociale, chi sono gli stakeholder? Quali attori sono in grado di influenzare la vostra organizzazione e quali attori sono in grado di influenzare il vostro modello di business? Ci sono dei lobbisti che sono in grado di influenzare la vostra organizzazione? Il governo può influenzare con le sue politiche di regolamentazione la vostra organizzazione? Quindi queste sono tutta una serie di valutazioni, sono tutta una serie di tendenze di cui dovete essere costantemente in grado di tenere il polso, ok? Perché ricordatevi che non siete soli, tra virgolette. Passiamo alle tendenze chiave. Le tendenze tecnologiche. Ci sono delle tendenze tecnologiche che sono in grado di minacciare il vostro modello di business? Ci sono delle tendenze tecnologiche che sono in grado di renderlo, sono in grado di permettergli un'evoluzione o sono in grado di permettergli un miglioramento? Quali sono le principali tendenze tecnologiche interne ed esterne al vostro mercato? Quali tecnologie rappresentano delle opportunità importanti o dei rischi devastanti? Ci sono delle tecnologie emergenti che possono essere adottate dai non clienti, dai clienti periferici. Il monitoraggio delle tendenze tecnologiche per un'azienda è un monitoraggio importante, ok? Pensate un po' a quello che è successo proprio sul fronte macchine fotografiche e smartphone, ok? C'è stata una vera e propria rivoluzione. Pensate praticamente a quello che è successo, abbiamo avuto grandi player come praticamente Polaroid o Kodak, che sono sostanzialmente spariti dal mercato. Perché sono sostanzialmente spariti dal mercato? Perché a un certo punto arriva un'evoluzione tecnologica costituita dalle macchine fotografiche digitali che Polaroid non è in grado di cogliere, perché Polaroid ha sempre lavorato sull'analogico. Inizialmente la minaccia, questa è una caratteristica tipica, inizialmente la minaccia viene sottovalutata perché inizialmente la tecnologia concorrente è una tecnologia grossolana, ok? È una tecnologia che deve sostanzialmente migliorare, ma poi a un certo punto comincia a migliorare così velocemente che è in grado di spazzare dal mercato la vecchia tecnologia esistente. Parliamo di curve di miglioramento tecnologico che sono sostanzialmente, adesso se troviamo un attimo un pennarello, non mi uscite, se io metto su quest'asse un indicatore di miglioramento prestazionale di una tecnologia e se metto su quest'altro asse il tempo, quello che si verifica sempre, è una regolarità empirica, quello che si verifica sempre, è una sorta di curva S, cioè inizialmente la tecnologia migliora molto 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 lentamente, Poi a un certo punto che cosa fa? Comincia a migliorare a ritmi vertiginosi fino a quando non raggiunge una sorta di maturità, ok? E questo è proprio,
questo è proprio quello che succede per qualsiasi tecnologia, è una regolarità di carattere empirico. Ed è una regolarità di carattere empirico che è fondamentale, che bisogna praticamente saper cogliere, perché altrimenti si viene spazzati fuori dal mercato. Ok? Facciamo praticamente un altro esempio, no? Pensate alle macchine calcolatrici. Prima delle macchine calcolatrici che cosa esisteva? Esisteva il regolo calcolatore, ok? C'era una famosa azienda americana che si chiama Kauffer che faceva questi regoli calcolatori, no? Allora pensate a cosa succede con l'introduzione delle calcolatrici. Inizialmente le calcolatrici sono molto grossolane e molto costose. Poi che cosa succede piano piano? E quindi vengono adottate solo da, inizialmente le prime calcolatrici vennero adottate praticamente nei grossi centri di ricerca, no? Perché costavano tantissimo ed erano anche molto grossolane. Poi che cosa succede? Con l'avvento della miniaturizzazione e con il miglioramento tecnologico e prestazionale, che cosa succede? Il costo praticamente si riduce sempre di più. Fino a quando la calcolatrice non me la regalano nel fustino di Dixon, come succedeva tantissimi anni fa. Ok? E a quel punto il regolo calcolatore sparisce dal mercato. E la Kauffer, in declino inesorabile, chiude perché non è assolutamente in grado di fronteggiare questo nuovo miglioramento tecnologico. Quindi bisogna stare molto, molto, molto attenti all'evoluzione della tecnologia. Perché questa è una cosa che succede praticamente continuamente. Passiamo alle tendenze normative. Dovete essere in grado di descrivere quelli che sono i regolamenti e le tendenze normative che influenzano il vostro modello di business. Quali tendenze normative influenzano il vostro mercato, il mercato in cui voi andate ad operare? Quali regole possono influenzare il vostro modello di business? Quali regolamenti e tasse possono influenzare la domanda dei nostri clienti? Per un'impresa sociale, a maggior ragione, le tendenze normative possono essere fondamentali. Facciamo un caso concreto. Come vi ho detto, nel mondo 1.600.000 persone sono senza elettricità. Un grandissimo problema, no? un grandissimo bisogno. Allora, supponiamo che io mi invento un sistema, come è successo del resto, per introdurre dei gruppi elettrogeni ad un costo ridotto in determinati villaggi. Dovrò stare attento a quella che è la reazione del governo, no? Perché? Perché il governo a un certo punto potrebbe essere così contento di questa cosa, che decide d'imperio che il prezzo dell'energia va abbassato, il prezzo di quello che state vendendo va abbassato. Questa è una regolamentazione che il governo può decidere di implementare. A quel punto potreste trovarvi nei guai. Perché? Perché il prezzo potrebbe essere deciso d'imperio così basso da risultare inferiore a quelli che sono i costi medi unitari di fornitura. E quindi voi vi trovate nei guai. Cosa fate? Cosa fate? Costruite un gasdotto tra le due sponde. No, l'azienda in questo caso ha risposto in un altro modo. Come ha risposto? Ha risposto con un'azione di lobby, cioè sostanzialmente che cosa ha fatto? Ha detto benissimo, allora facciamo così, siccome questo è l'andazzo, allora io per fare questi grossi investimenti, che cosa faccio? Mi faccio fare un prestito dalle banche locali, ok? I prestiti poi vanno chiaramente restituiti, quindi si fa fare un grandissimo prestito dalle banche locali, i prestiti poi vanno chiaramente restituiti. Allora nel momento in cui il governo interviene dicendo benissimo i prezzi dell'energia vanno ridotti, io vado dalla banca e gli dico guarda che se mi riduce i prezzi dell'energia io poi non ti posso più ripagare il prestito. E quindi la banca farà azione di lobby contro il governo per evitare la riduzione dei prezzi dell'energia. Una storia che è successa praticamente veramente, no? Pensate anche alle tendenze normative sul fronte fiscale.
Se la pressione fiscale incrementa, per voi può essere un problema. Perché? Perché si riduce il potere d'acquisto a disposizione dei vostri clienti. E supponiamo che il vostro prodotto non soddisfi delle necessità o dei bisogni primari. Allora potreste essere praticamente nei guai, perché la domanda inesorabilmente tende a cadere. Tendenze... Aspetta che ti passo il microfono. Pensavo che potrebbe essere questo. In questo momento in Italia, un momento in cui l'evoluzione normativa potrebbe portare verso una evoluzione positiva per l'impresa sociale. Nel senso che ora c'è in programma la riforma del terzo settore, già si sanno una serie di linee guida che dovrebbero prevedere, per esempio, sgravi fiscali per le imprese sociali che prima no. Non erano previste, e questo potrebbe rappresentare un'opportunità. Certo. Questa rappresenta un'opportunità, è una chiara opportunità. L'introduzione della figura, perciò è importante tenere sotto controllo quelle che sono le regolamentazioni. Se voi volete fare impresa sociale, dovete tenere il polso costante di queste regolamentazioni. Col decreto crescita 2.0 viene istituita da un punto di vista normativo la figura della startup innovativa a vocazione sociale. Quanti di voi conoscevano questa cosa qui dentro? Mi sa nessuno, ok? Eppure è una regolamentazione importante perché ha degli effettivi vantaggi per chi ha intenzione di fare impresa nel sociale, ma dei vantaggi di natura consistente. Quindi le regolamentazioni vanno costantemente tenute sotto monitoraggio, ok? Sono uno degli aspetti dell'ambiente esterno che deve essere costantemente monitorato. Le tendenze socio-culturali. Dovete essere in grado di identificare le principali tendenze sociali e culturali che possono influenzare il vostro modello di business, che possono influenzare l'azione della vostra azienda. Ok? Quali cambiamenti nei valori culturali e sociali, questa è la domanda, possono influenzare il vostro modello di business? Quali tendenze possono influenzare il comportamento degli acquirenti? Ci sono poi le tendenze socio-economiche, anche le tendenze socio-economiche sono rilevanti per il vostro modello di business. Quali sono le tendenze demografiche chiave? L'Italia è un paese dove la curva demografica sta manifestando chiaramente una crescita nei segmenti con età più elevata. Cioè l'Italia è un paese che sta invecchiando, ok? E sta invecchiando molto rapidamente. Questo ha delle ripercussioni sulla nostra offerta? Potrebbe averle. Potrebbe averle. Come potreste caratterizzare la distribuzione del reddito e della ricchezza nel vostro mercato? L'Italia è un paese che dal punto di vista distributivo non è proprio il migliore dei mondi possibili, anzi è uno dei peggiori, perché negli ultimi 15 anni la distribuzione dei redditi si è ampliata, si è polarizzata, ok? Si è avuta una scomparsa praticamente della classe media e si è polarizzata tra i due estremi, ricchi e poveri, ok? L'Italia però è anche un paese molto ricco, con un'enorme ricchezza patrimoniale. Questo è uno dei motivi per cui i tedeschi sono abbastanza incazzati con noi, no? Perché fondamentalmente si chiedono come riusciamo col nostro PIL, come siamo riusciti col nostro PIL nel corso dei decenni ad avere, cioè con la ricchezza che riuscivamo a generare in termini di flusso, ad avere poi dei patrimoni che sono 4 volte superiori a quelli della Germania, no? Sono sempre posti questo interrogativo. Quanto è alto il reddito netto disponibile? Dovete essere in grado di descrivere quelli che sono i modelli di spesa nel vostro mercato. Conta la ripartizione della popolazione tra le aree urbane e le aree rurali? State operando in una zona ad elevata urbanizzazione, state operando in una zona rurale. Questi sono elementi e fattori che praticamente contano le forze macroeconomiche, condizioni del mercato globale. In che fase si trova l'economia? L'economia si trova in una fase di boom o si trova in una fase di crisi? Qual è il tasso di crescita del PIL?
e può essere visto come una proxy del tasso di crescita della domanda di beni. Quanto è alto il tasso di disoccupazione? Mercato dei capitali, qual è la situazione del mercato dei capitali? State vivendo un credit crunch, che è quello che state vivendo adesso? Non è facile ottenere finanziamenti nel vostro specifico mercato? Esiste la possibilità di accedere a fondi di venture capitalist? Esiste per il vostro mercato un atteggiamento positivo dei venture capitalist? Esiste la possibilità di accedere a capitale di rischio o potete accedere soltanto a capitale di debito? E quanto costa procurarvi questo capitale che vi è necessario? Anche l'andamento dei prezzi delle materie prime e delle risorse che sono necessarie per far funzionare il vostro modello di business. Abbiamo parlato di risorse chiave, che era uno dei punti e uno degli elementi del modello di business. Anche l'andamento di questi prezzi è un andamento importante. Quanto è facile ottenere le risorse necessarie per far funzionare il vostro modello di business? Quanto è facile per LinkedIn attrarre i migliori data scientist nella Silicon Valley? Quanto è facile per Facebook? Quanto gli costa l'attrazione dei talenti? Uno dei motivi fondamentali per cui molte di queste grosse aziende fanno acquisizioni continuamente, qual è? Perché Google fa continuamente acquisizioni? Perché Facebook fa continuamente acquisizioni? Che cosa compra quando fa acquisizioni? Quando compra una startup, che cosa compra? Compra i potenziali clienti. Poi? Poi? Compra una finestra sul futuro. Ok? Compra uno sguardo alternativo sul futuro. Che cosa compra quando ingloba un'azienda? Compra capitale umano. Ok? Quando si mette in pancia delle start-up, compra capitale umano. Quando si mette in pancia, quando Google si mette in pancia Motorola, che cosa ha comprato quando ha comprato Motorola? Ha comprato? Ha comprato un numero immane di brevetti, sostanzialmente. Questo è quello che ha fatto quando ha comprato Motorola. Molti pensavano, ha comprato Motorola perché Google deve fare i cellulari. Sì, ha fatto qualche cellulare, ma fondamentalmente ha comprato Motorola perché si doveva riempire la pancia di brevetti. E si comprano le aziende anche per acquisire i talenti. Ok? E dovete avere il polso di quanto costano praticamente questi talenti, della direzione in cui va il prezzo del mercato. Lo stesso dicasi per altre risorse che sono essenziali al funzionamento del vostro modello di business, perché tutto quello che succede sul lato delle risorse poi si ripercuote su quella che è la struttura dei costi. L'infrastruttura economica è un altro aspetto che va considerato, dovete essere in grado di descrivere, di conoscere quella che è l'infrastruttura economica del mercato in cui opera il vostro business. Quanto è valida l'infrastruttura pubblica del vostro mercato? Come definireste la qualità dei trasporti, del commercio, della scuola, l'accesso ai fornitori e ai clienti? Qual è il livello dei servizi pubblici? Come definireste la qualità della vita nel vostro mercato? Tutto questo serve perché bisogna capire quale modello di business dovremo avere nel futuro. Nel passaggio dal tempo T al tempo 1, ci sono un numero incredibile di possibilità di evoluzione del vostro modello di business. Allora, per cercare di azzeccare quella che poi a posteriori è l'evoluzione giusta, dovete essere in grado di produrre delle alternative. E per produrre queste alternative dovete essere in grado di ragionare su un numero enorme di informazioni che è opportuno acquisire attraverso queste diverse direttrici che abbiamo illustrato fino adesso. Ok? Allora, questo per quanto riguarda le strategie. Adesso
Allora, sperando che funzioni. Allora, preoccupiamoci adesso di valutare quali sono i principali requisiti di un modello di business vincente, di un modello di business ideale, ok? Questo è un punto fondamentale, un punto importante, per cui vi prego di tenere alta la vostra attenzione. Allora, la prima domanda è: esiste un modello di business perfetto? La risposta è ovviamente no, non esiste un modello di business perfetto. Non esiste un modello di business olimpico, ok? Da medaglia d'oro. Elaborare modelli di business efficaci è tanto un'arte quanto una scienza. Non esiste un modello di business perfetto, però esistono una serie di requisiti ideali che dovrebbero orientare la vostra progettazione, che dovrebbero orientare la progettazione del vostro modello di business. Vediamo quali sono questi requisiti ideali. Allora, vediamo quelli che sono gli ingredienti di un modello di business che funziona abbastanza bene. Allora, sul fronte dei segmenti di clientela, poi spieghiamo in dettaglio ognuno di questi ingredienti, sul fronte dei segmenti di clientela sarebbe opportuno che i clienti fossero poco concentrati. Ok? Che cosa significa avere dei clienti poco concentrati? Significa che i clienti hanno un basso potere contrattuale rispetto a voi. Il mercato deve essere poi ben delimitato. Allora, pensa, tanto per fare un esempio, al rapporto che c'è tra i produttori agricoli e la Coop. Ok? I produttori agricoli sono fornitori e la Coop è cliente. Beh, i produttori agricoli non se la passano molto bene. Perché non se la passano molto bene? Perché la Coop ha un enorme potere contrattuale come cliente. Perché è molto, cioè opera in un settore molto concentrato, no? Quindi il cliente, in questo caso la Coop, ha un enorme potere di determinazione sul prezzo finale, ok? Quindi è opportuno avere una bassa concentrazione dei clienti, cioè il potere, diciamo così, contrattuale dei clienti deve essere limitato, così come è opportuno avere una bassa dipendenza dai partner, in modo che il potere contrattuale dei partner sia praticamente limitato, ok? I margini lordi devono essere elevati, se possibile bisognerebbe avere una profittabilità marginale crescente, i ricavi dovrebbero essere prevedibili e stabili, i modelli di prezzo dovrebbero essere coerenti, ci dovrebbero essere delle solide prospettive di crescita del fatturato. Un modello di business ideale è un modello che ha delle basse spese di marketing, ok? È un modello che funziona bene sul fronte del referral e dei cicli virali. È un modello che è in grado di garantire una buona viralità. Significa sostanzialmente che i clienti vengono acquisiti attraverso quello che è definito passaparola, ok? Perché se i clienti vengono acquisiti tramite passaparola, le nostre spese di acquisizione si riducono, ovviamente. Un modello di business ideale è un modello di business che ha dei costi di acquisizione dei clienti bassi e allo stesso tempo ha un valore del ciclo di vita del cliente molto molto alto. Un modello di business ideale è un modello in cui c'è una retention alta della clientela. È un modello in cui il tasso di abbandono dei clienti è basso. Ok? Un modello di business ideale è un modello contraddistinto da un vantaggio competitivo, non per una giornata, ma un vantaggio competitivo sostenibile nel tempo. Un modello di business ideale è un modello che ha una bassa intensità capitalistica, il rapporto capitale-lavoro è praticamente basso, e che ha un'alta intensità capitalistica, ancora il rapporto capitale-lavoro alto, solo se il lifetime value dei clienti, il valore del ciclo di vita dei clienti, è elevato. Vediamo adesso nel dettaglio questi che sono praticamente gli ingredienti. Allora, vantaggio competitivo sostenibile.
Un modello di business ideale si regge anche su un vantaggio competitivo sostenibile. Un vantaggio competitivo sostenibile è un vantaggio che rispetto alla concorrenza è destinato a perdurare nel tempo. Può dipendere da una serie di fattori, da un numero di fattori elevato: la presenza di forti barriere all'entrata, il possesso di alcune competenze, di alcune capability che non sono facilmente riproducibili altrove. Facebook, nel corso di questi anni, ha accumulato un enorme numero di talenti. Lo stesso ha fatto Google. Quello che comanda i data scientist che stanno a Google è insomma una sorta di divinità delle analitiche, cioè delle metriche per le aziende, delle metriche d'analisi per il marketing per le aziende. Quello è un vantaggio competitivo di Google, cioè il capitale umano, il capitale intellettuale che sta in Google è difficilmente riproducibile altrove, perché lo puoi riprodurre altrove solo se quella persona prende e va a lavorare e insieme a lui, anche perché si parla non solo di conoscenza del singolo ma di conoscenza sociale, si porta tutto il suo team dietro. Allora quello è un vantaggio che non è facilmente riproducibile. Tenete conto di una cosa, un altro vantaggio facilmente riproducibile, non riproducibile, lo avete quando avete dei diritti di proprietà intellettuale. Pensiamo, tanto per fare un esempio, ai brevetti. Una cosa importante che dovete tenere bene in mente è che il vantaggio competitivo scaturisce sempre dall'intero modello di business, ok? Non riducete mai il vantaggio competitivo al solo prodotto. Un prodotto e un servizio non costituiscono mai di per sé un modello di business. Un modello di business eccellente combina sempre un grande prodotto e servizio con un modello di business che funziona. Pensate al caso Apple versus Samsung. Ok? Qual è il punto di forza di Apple? Il punto di forza di Apple è che Apple, sulla base dei suoi dispositivi, ha creato un intero ecosistema. Pensate alla differenza che c'è. Samsung fa dei dispositivi eccellenti. Dal punto di vista prestazionale, i dispositivi di Samsung sono eccellenti. Ma cos'è che manca a Samsung, che prova a scimmiottare? Manca l'ecosistema che ha Apple. Pensate all'integrazione tra i dispositivi Apple e iTunes, no? E al tentativo che ha fatto praticamente la Samsung di riprodurre questo ecosistema. Ci ha provato inizialmente con Samsung KS, che non ha funzionato per niente. Pensate all'integrazione che c'è tra i dispositivi Apple e il sistema delle app che è stato creato su tutto questo, che non ha paragoni, cioè nessuno di questi singoli player, Samsung, HTC oppure Sony, è stato in grado di riprodurre un qualcosa di simile. Quindi vi invito a concentrarvi su questo punto. Di per sé un prodotto non è niente senza un grande modello di business dietro, ok? Senza una logica coerente e integrata che tenga insieme tutta una serie di elementi al fine di erogare e di catturare valore. Un mercato ben delimitato. Allora, qui, come vi ho scritto, non si può avere un modello di business di successo se si prova ad essere tutto per tutti o se si prova a vendere tutto a tutti. Non funziona. Una startup, un'impresa deve essere in grado, un'impresa in fase d'avvio, deve essere in grado di definire bene il proprio mercato. Perché definire bene il proprio mercato significa essere in grado di riconoscere esattamente il proprio cliente. Si è in grado di decidere quando si conosce esattamente il proprio cliente, quando si conoscono le preferenze del proprio cliente, si è in grado di decidere quali sono i metodi di acquisizione migliori per quel cliente. Sei in grado di decidere al meglio quelle che sono le politiche che servono ad attirare, mantenere e incrementare il cliente. Sei in grado anche di capire che cosa si sta sviluppando e per chi lo si sta sviluppando. E questo significa soltanto una cosa: riduzione degli sprechi e riduzione dei costi. Quindi è importante che il mercato sia ben delimitato.
bassa concentrazione della clientela, meno sono concentrati i clienti, minore è il loro potere di mercato, minore è la loro capacità di influenzare a loro vantaggio i prezzi che pratichiamo. Bassi costi di acquisizione della clientela. Come vi ho detto ripetute volte, questi sono i costi che dobbiamo subire per entrare in contatto con un potenziale cliente, per fargli varcare la soglia metaforica di ingresso della nostra attività. Allora, un modello di business ideale ha dei bassi costi di acquisizione della clientela. Potete avere anche dei costi di acquisizione alti. È importante che questi costi di acquisizione siano però bassi relativamente al lifetime value della clientela. Ok? Il lifetime value, secondo una regola empirica, dovrebbe essere tre volte superiore, almeno tre volte superiore, o perlomeno si è dimostrato a posteriori almeno tre volte superiore rispetto ai costi di acquisizione della clientela nei modelli di business che funzionano, in particolare nell'ambito del digitale. La definizione di customer lifetime value, vi ho parlato di customer lifetime value, adesso vi do questa definizione, è il totale netto delle entrate che un'azienda può aspettarsi da un cliente nel corso di una relazione con lo stesso cliente per un determinato periodo di tempo. Quindi è la vita media del rapporto, della relazione, del fidanzamento tra l'impresa e il cliente. Ok? E in termini numerici è quanto praticamente l'azienda trae da questo rapporto, in termini di acquisti. Ok? Ne abbiamo parlato ieri. Vi ricordate? Io, diciamo, ho una relazione di vita media con Amazon di 5 anni, ogni anno spendo 300 euro. Questo significa che se Amazon su questi 300 euro ha 200 euro di profitto, 200 per 5 fanno 1000, ok? Che poi deve essere scontato con il tasso di sconto per essere attualizzato al presente. E ottengo un dato numerico che dice sostanzialmente qual è il valore della relazione che Amazon ha con me. Se questo valore è superiore al costo di acquisizione al mio costo di acquisizione, allora Amazon con me sta facendo un buon affare. Ok? Un'impresa dovrebbe sempre cercare di capire l'ammontare di profitto complessivo che può scaturire da un determinato cliente, perché quando conosce questo dato è in grado di capire quanti soldi può spendere, quanto tempo può investire, quanto denaro può investire per acquisire quel cliente. Ok? E un'impresa, un modello di business, diciamo, che funziona, è un modello di business in cui il retention rate, cioè il tasso di mantenimento della clientela, è alto. Ok? E il tasso di abbandono della clientela, il fatto che io invece di comprare da Amazon la prossima volta compro da Barnes & Noble, per esempio, è basso. Un modello di business ideale quindi deve essere contraddistinto da un tasso di abbandono della clientela basso. Molte analitiche si concentrano su questo aspetto, cercare di capire quanti clienti si perdono ogni mese. Perché se spendiamo tanto per acquisire questi clienti, ma poi ce li perdiamo, beh, allora non abbiamo fatto niente, no? Quindi è importante conoscere questo dato ed è importante minimizzare il più possibile questo dato, i tassi di abbandono della clientela. Un modello di business ideale è contraddistinto da alti costi di switching. Ne abbiamo parlato di questi costi di spostamento, diamo una definizione. Sono i costi, in termini di tempo, in termini di sforzo, in termini di budget, che un cliente deve sostenere nel momento in cui decide di abbandonare la vostra proposta di valore e passare ad un'altra proposta di valore. Le organizzazioni migliori e i modelli di business migliori in questo senso sono quelli che invece di imporre delle penalty, non volete più avere l'abbonamento con la 3. Che cosa fate? Chiamate la 3 e dite: io voglio disdire l'abbonamento. Ah, benissimo, allora c'è da pagare una penale di 450 euro. Quello non è un modello di business che funziona. Che tipo di costi di switching bisognerebbe cercare di introdurre? Dei costi di switching incentrati sui dati personali del cliente.
Nel momento in cui io rilascio i miei dati, no? Progressivamente, il doverlo rifare per me significa su un'altra piattaforma, tanto per fare un esempio, significa perdere del tempo, ok? Replicare delle operazioni ha un effetto time consuming, ok? Che io mi vorrei evitare, perché noi come clienti vogliamo praticamente avere una vita facile. Sull'integrazione della proposta di valore con altre proposte di valori, con altre proposte di valore compatibili. Più sono alti questi costi di switching, più è verosimile che il cliente tenda a stare con voi. Ok? Ma chi me lo fa fare? Ah. Prego. Questa cosa dei costi di switching, anche rispetto al fatto che dicevi sulle penali, eccetera, si potrebbe dire che di fatto bisognerebbe incentrare i costi di switching più sulla perdita di valore nel passare ad un altro modello che sul costo? Assolutamente, assolutamente sì, assolutamente sì. Per il cliente deve tradursi, per il cliente il passaggio deve tradursi in una perdita secca di valore, in una perdita secca di valore e in una serie di costi. Assolutamente sì. Devo ricominciare tutto da capo, no? Devo imparare tutto da capo, no? Pensate quando si passa da un sistema operativo ad un altro sistema operativo, no? Dover imparare tutto da capo. Beh, insomma, introdurre costi di switching in un modello di business è una roba che funziona. Spese di marketing bassi. Tutti sogniamo un mondo virale, ok? I modelli di business ideali sono quelli che hanno un'altissima viralità. Facebook è contraddistinta da un'altissima viralità, ok? Avete mai visto una pubblicità di Facebook in televisione? Non è quello il mezzo che Facebook utilizza per attirare i clienti. La diffusione della proposta di valore tra i potenziali clienti nei modelli di business ideali avviene attraverso gli effetti di passaparola. L'utente soddisfatto ne parla con altri utenti e voi acquisite clienti attraverso questo meccanismo, ok? Che è una cosa molto più bella. Assolutamente, assolutamente, infatti, assolutamente, quando si leggono, mi capita di leggere appunto delle cose su come una startup dice benissimo, io acquisirò i clienti in questo modo e scrivono effetto virale, che è una cosa che non funziona, perché esistono prodotti che vengono progettati in maniera inerentemente virale e Facebook è uno di questi prodotti. Perché? Perché sostanzialmente il prodotto Facebook per me come cliente ha un valore tanto più elevato quanto più aumenta il numero delle persone che stanno sulla piattaforma, no? Cioè alcuni prodotti sono inerentemente virali. Pensate al cellulare. Prodotto. Tu pensa al cellulare, no? Il valore di uno smartphone. Allora, siamo in un'aula. No, certo, difficilmente un prodotto è virale, ok, sì, hai ragione, difficilmente un prodotto è inerentemente virale. I prodotti inerentemente virali sono i prodotti che sfruttano i cosiddetti effetti di rete, sono i prodotti il cui valore cresce al crescere degli effetti di rete. L'esempio classico è quello dello smartphone, no? Lei deve valutare se acquistare o meno uno smartphone, ok, un telefonino, deve valutare se acquistare o meno un telefonino. Allora, il telefonino avrà per lei un valore diverso a seconda delle persone che stanno in questa stanza che hanno un telefonino. Perché il fatto che lo abbiano tre persone, no, indurrà in lei un valore inferiore del telefonino rispetto al fatto che invece lo abbiano 20 persone. Perché se lo hanno tre persone può parlare solo con tre persone, se lo hanno 20 può parlare con 20 persone, quindi può trarre molto più valore dal telefonino, ok? Questo è il punto importante. Alcuni prodotti sono inerentemente virali, hanno una natura inerentemente virale.
Nei modelli di business ideali c'è una bassa dipendenza dai partner, ok? Cioè, questo cosa significa? Significa che la creazione e l'erogazione del valore dipendono poco dai partner, ok? Spesso la fragilità di un modello di business deriva da un cattivo bilanciamento tra le attività e le risorse chiave che si fanno dentro e quelle che vengono esternalizzate. Ne abbiamo parlato già prima degli effetti di rete. Gli effetti di rete sono importanti, cioè questo meccanismo che ci siamo detti, che fa crescere il valore di un prodotto a seconda di quanto è diffuso questo prodotto, hanno un effetto positivo sulla profittabilità marginale dell'azienda. Un modello di business ha una bassa, e vale per le start-up, ha una bassa intensità capitalistica, ok? Se dovesse avere un'alta intensità capitalistica, significa che la proporzione tra capitale e lavoro, quando parlo di capitale di cosa sto parlando? Sto parlando di macchinari, sto parlando di che cosa? Sto parlando di fabbricati, sto parlando di tutti i beni fisici che vengono utilizzati per far funzionare un'azienda, ok? Pensate appunto alla Intel. La Intel ha dei grossi impianti di produzione, no? Quindi è ad alta intensità capitalistica, il rapporto tra il capitale e il lavoro è molto elevato. Se l'intensità capitalistica è elevata, allora il vostro modello di business dovrebbe anche avere un lifetime value dei clienti molto molto elevato. In un modello di business ideale, i costi del prodotto o del servizio sono significativamente inferiori ai ricavi. Ok? Nessuno vuole trovarsi in un'azienda che ha dei margini del 10, del 15%. Ci piacciono i margini del 40, del 50, del 60. Ok? Questo non sarebbe male come cosa. E poi, in un modello di business ideale, i ricavi sono stabili e sono prevedibili, ok? I ricavi ricorrenti sono il massimo, ne abbiamo parlato già ieri. Sapere che ogni mese potrai contare su quella determinata cifra in termini di introiti è una cosa che fa bene a una startup. Un modello di business ideale presenta una struttura dei prezzi semplice, che è basata sul valore che il prodotto e il servizio ha per il cliente e non unicamente sui costi che l'impresa sostiene e sui prezzi del competitor. Un modello di business ideale è basato su un sistema dei prezzi che è comprensibile ai clienti e ai potenziali investitori. Un modello di business ideale è ripetibile ed è scalabile. Quando è che è ripetibile? Un modello di business è ripetibile quando il processo di acquisizione e di conversione di un cliente, conversione di un cliente significa che il cliente fa effettivamente l'acquisto, è chiaramente replicabile. Che cosa significa che è replicabile? Lo abbiamo detto ieri, che il ciclo delle vendite non deve mutare nel passaggio da un acquirente a un altro acquirente. Per acquisire Antonio devo spendere esattamente lo stesso ammontare di risorse e devo fare esattamente le stesse cose che mi tocca fare per acquisire Francesco, o Alessandra o Giovanna. Un modello di business è scalabile quando è in grado di servire più clienti senza espandere in maggiore proporzione che cosa? La sua base di costi. Ok? Il numero di utilizzatori o clienti del nostro prodotto per occupato è una metrica della scalabilità del modello di business. Facebook è un eccellente esempio di scalabilità, ok? Pensate a quanti clienti serve Facebook, con la sua forza lavoro. Avete un numero spropositato. Skype all'inizio non è stato un buon modello di scalabilità. Perché non è stato un buon modello di scalabilità? Perché nel momento in cui ha cominciato a crescere dimensionalmente, perché nel momento in cui la domanda degli utenti ha cominciato a crescere, che cosa è successo? È successo che le relazioni con la clientela hanno collassato, perché Skype non è stata in grado di reggere le relazioni con la clientela. Ok, possiamo fare una pausa?
di 7 minuti, ok? Allora, siamo pronti? Ci sono delle domande che sono venute fuori da questa prima tornata di slide? No? Andiamo avanti? Allora, quello che facciamo adesso è concentrarci sul Value Proposition Canvas e sulla ricerca della sintonia tra prodotto e mercato. Presentiamo quell'altra creatura che sta a fianco al Business Model Canvas. Che cos'è il Value Proposition Canvas? È uno strumento che utilizziamo per razionalizzare quella che abbiamo definito sintonia tra prodotto e mercato. Con questo strumento che cosa siamo in grado praticamente di fare? Possiamo delineare subito che cosa stiamo costruendo in termini di prodotto e o di servizi. Come riteniamo che questa cosa che stiamo costruendo creerà valore o creerà benefici per i clienti? E perché lo stiamo costruendo? Quali mansioni, tra virgolette, intendiamo svolgere per i nostri clienti? Quali disagi nei nostri clienti intendiamo alleviare? Quali benefici intendiamo erogare ai nostri clienti? Il Value Proposition Canvas è sostanzialmente un pezzettino riportato su una scala dimensionale più grande del Business Model Canvas. In pratica quello che stiamo facendo è concentrare la nostra attenzione sul rapporto che sussiste tra l'elemento della proposta di valore e l'elemento dei segmenti di clientela. Ok? Quando questi due elementi sono in sintonia, abbiamo la corrispondenza tra il prodotto e il mercato, che è quello che dobbiamo cercare e dobbiamo perseguire per avere un modello di business efficace. Cominciamo dall'utilizzo del Value Proposition Canvas. Allora, a cosa serve il Value Proposition Canvas? Serve sostanzialmente a descrivere i due lati del mercato, da un lato la proposta di valore, dall'altro i segmenti di clientela, in maggior dettaglio. Serve a valutare quello che è il fit tra questi due lati, cioè la sintonia che sussiste tra questi due lati, e serve anche per guidare quella pratica che si chiama sviluppo della clientela, scoperta e sviluppo della clientela. Sostanzialmente serve per condurre delle interviste mirate ai clienti che possano aiutarci a progettare al meglio il nostro prodotto, ok? Facendo emergere quelle che sono le reali necessità di questi clienti, i reali bisogni di questi clienti e che cosa vogliono che il nostro prodotto faccia per loro. Perché il prodotto sostanzialmente potete pensarlo come una sorta di maggiordomo. Un prodotto, un servizio è sostanzialmente una sorta di maggiordomo che fa qualcosa per noi, ok? Che svolge delle incombenze per noi. Questo in realtà è un prodotto, svolge delle mansioni per noi. L'obiettivo di questo strumento è dunque quello di aiutarci a sviluppare delle proposte di valore che combacino con i bisogni della clientela e che combacino con le mansioni che dovremmo svolgere per la nostra clientela e che permettano ai clienti di risolvere i loro problemi. Operativamente, come si compila un Value Proposition Canvas, come si interagisce con quell'altro template che abbiamo messo sul muro? Sostanzialmente si parte, come al solito, da una serie di domande focalizzatrici che siano utili a descrivere le mansioni che il nostro cliente sta provando a portare a termine e a denunciare quelli che sono i suoi disagi e quelli che sono i suoi benefici. Si usa praticamente queste domande focalizzatrici si usano per descrivere quelli che sono i prodotti, per elencare quelli che sono i prodotti e i servizi che noi intendiamo praticamente offrire, questa roba qui, e descrivere in che modo riteniamo che questi prodotti e questi servizi consentano di alleviare i disagi e di creare dei benefici per i nostri clienti, per i clienti considerati. La risposta a queste domande focalizzatrici va scritta sui post-it, anche in questo caso utilizziamo praticamente la tecnica dei post-it. Allora, scegliamo anche dei colori, utilizzeremo il colore giallo, per i customer jobs, per i task, cioè che il nostro prodotto svolge per questi clienti, utilizziamo il rosso per i disagi e utilizziamo il verde per i benefici.
Allora partiamo dai customer job. Quello che dobbiamo fare è descrivere cosa stanno provando a fare i clienti su cui noi siamo concentrati. Che mansioni questi clienti cercano di portare a termine? Che problemi stanno cercando di risolvere? Che bisogni stanno provando a soddisfare? Una cosa fondamentale da fare è cercare di stilare una graduatoria per ordine di importanza e per ordine di frequenza di accadimento delle mansioni, dei problemi e dei bisogni. Stiamo cercando di risolvere un problema che è nella lista delle priorità del nostro cliente, ma sarebbe opportuno, almeno dal nostro punto di vista, che questo problema avesse una cadenza temporale molto frequente, ok? Cioè che noi il problema con il nostro prodotto ce lo dobbiamo risolvere quasi giorno dopo giorno, questo sarebbe il massimo dal nostro punto di vista, perché lui deve utilizzare il prodotto giorno dopo giorno, ok? Se abbiamo un big problem che viene risolto, che il cliente ha necessità di risolvere solo una volta all'anno, e beh, questo ci mette un po' in crisi, no? Ok? Allora, vediamo quali sono le domande sui customer jobs. Quali lavori funzionali il nostro cliente sta provando a svolgere? Dobbiamo chiederci se il nostro cliente sta cercando di risolvere un problema specifico, se sta cercando di eseguire o di completare un compito specifico. Quali lavori sociali il nostro cliente sta provando a svolgere? Sta cercando di apparire bene? Sta cercando di conquistare potere? Sta cercando di guadagnare status? Quali lavori emozionali il nostro cliente sta provando a svolgere? Vuole sentirsi appagato? Sta cercando di sentirsi sicuro? Sta cercando di dare, diciamo, di sentirsi bene dal punto di vista estetico? Quali bisogni di base il nostro cliente sta provando a soddisfare? Ha bisogno di comunicare? Le sofferenze per i clienti, dobbiamo descrivere le emozioni negative, quelli che sono i costi e le situazioni indesiderate, nonché i rischi che il nostro cliente potrebbe sperimentare prima, durante e dopo quelle che sono le sue attività quotidiane. Le pene del cliente andrebbero ordinate per livelli di intensità e per frequenza di accadimento temporale. Alle pene del cliente corrisponderanno, come vedremo, quelle caratteristiche del prodotto che definiamo aspirine, ok? E poi... Queste domande me le faccio in relazione al servizio prodotto che io sto immaginando di offrire al cliente, e quindi la risposta la cerco in relazione specifico o in generale? In generale. Queste domande te le fai in generale, perché tu sei in una fase di scoperta dell'universo del cliente, ok? L'idea è... Cerchiamo di sapere tutto di questo nostro obiettivo, ok? Perché se noi sappiamo tutto di questo obiettivo, siamo in grado di progettare un prodotto o un servizio, quindi di definire una serie di caratteristiche di questo prodotto o di questo servizio che vanno esattamente a colpire il cliente su quelle che sono le sue corde sensibili, ok? Questa è l'idea, cioè quella di sapere, scusatemi un secondo, l'idea è quella di sapere il più possibile di questa entità che noi chiamiamo cliente, in modo da soddisfarlo al meglio, attraverso il nostro prodotto, che è, come abbiamo già detto un sacco di volte, un prodotto alla fine, in ultima istanza che cos'è? È un veicolo di valore, ok? Un valore che scaturisce esattamente dal fatto che tutte queste problematiche, tutti questi bisogni, tutte queste emozioni negative sono in qualche misura colmate da questo prodotto. Facciamoci un po' di domande sulle sofferenze. Che cosa è troppo costoso per il nostro cliente? È un qualcosa che richiede un sacco di soldi, richiede uno sforzo sostanziale? Richiede un sacco di tempo? Che cosa crea disagio al nostro cliente? Cos'è che lo fa stare sveglio la notte?
quali problemi lo fanno stare sveglio la notte, sotto quali aspetti e lungo quali dimensioni le soluzioni esistenti non sono pienamente soddisfacenti per il nostro cliente. Che caratteristiche hanno le soluzioni esistenti, le soluzioni cui lui può accedere rispetto alla soluzione che intendiamo offrirgli noi, no? Quello che sta facendo adesso sostanzialmente, prima che noi entriamo nel mercato con il nostro prodotto, che cosa non sta funzionando, che cosa non lo sta soddisfacendo? Questo prodotto manca di alcune caratteristiche che invece sono per lui delle caratteristiche fondamentali? È insoddisfatto perché questo prodotto ha dei problemi o questo servizio ha dei problemi sul fronte della performance, o funziona male, o è troppo complicato, no? Quali sono le principali difficoltà e le principali sfide che il nostro cliente incontra? Ha delle difficoltà nel portare a termine quelli che sono i compiti che si è prefissato? Quali conseguenze sociali negative il nostro cliente incontra o teme? Teme di perdere credibilità, teme di perdere status, teme di perdere fiducia, teme di perdere potere? Quali rischi il nostro cliente teme? Sono rischi di natura finanziaria, sono rischi di natura sociale, sono rischi di natura tecnici? Che cosa li tiene svegli la notte? Hanno delle grandi preoccupazioni, ci sono delle grandi questioni, fa degli errori comuni, ci sono delle barriere che lo frenano dall'adottare praticamente delle soluzioni, deve anticipare degli investimenti, deve anticipare dei soldi per adottare delle soluzioni, oppure deve fare delle cose che comunque gli costano fatica per adottare le soluzioni che sono disponibili, ci sono delle barriere in questo senso. Passiamo ai benefici. Occorre descrivere quelli che sono i benefici che il nostro cliente si attende, desidera o da cui sarebbe piacevolmente colpito. Ok? Questi benefici includono delle utilità funzionali, quelle che chiamiamo utilità funzionali, quelle che chiamiamo guadagni sociali, emozioni positive, risparmi dei costi. Anche i benefici vanno ordinati in ordine di rilevanza. Dovrebbero essere sostanziali e ne va registrata la frequenza temporale. Conoscere quelli che per il nostro cliente sono i benefici ci permetterà di progettare il nostro prodotto, il servizio che intendiamo offrire attraverso una serie di caratteristiche che andiamo a definire le vitamine, no? Abbiamo parlato di aspirine per le sofferenze, adesso parliamo delle vitamine. Quali sono le domande sui benefici? C'è una particolare tipologia di risparmio che renderebbe felice il nostro cliente in termini di moneta, in termini di tempo, in termini di sforzo? Noi gli offriamo una soluzione che gli fa risparmiare qualcosa? Quali risultati si aspetta il nostro cliente e quali lo stupirebbero? Quali andrebbero oltre le sue aspettative? In che modo le soluzioni che già esistono lo stanno compiacendo? Ci sono delle caratteristiche specifiche delle soluzioni esistenti? Ci sono delle caratteristiche di performance delle soluzioni esistenti? Ci sono dei tratti delle soluzioni esistenti che lo stanno soddisfacendo pienamente? In che modo potremmo rendere più semplice il lavoro e la vita del cliente? Quali conseguenze sociali positive desidera il nostro cliente? Vuole un incremento di status, un incremento di potere? Che cosa sta cercando in un prodotto? Sta cercando un bel design? Sta cercando delle garanzie? Sta cercando delle caratteristiche ben determinate? O vuole più caratteristiche rispetto a quelle che gli sono correntemente offerte dalle proposte di valore concorrenti? Che cosa sognano i nostri clienti? E quali parametri impiegano per misurare il successo o il fallimento? Che cosa incrementerebbe la possibilità che adottino la nostra soluzione? Dei costi più bassi, degli investimenti richiesti anche in termini di tempo, no? Devo imparare ad utilizzare questo prodotto, no? Per alcuni prodotti occorre un periodo di utilizzo, devi capire come funzionano, ok? Allora, potrebbe essere un problema disegnare un prodotto che ha un numero incredibile di caratteristiche e che è complicato da utilizzare, un prodotto con un libretto di istruzioni così.
perché di certo non gli stai rendendo la vita facile. Se io devo studiare un biglietto di un libretto di istruzioni così per utilizzare per esempio un DVD player, ma io non ce lo perdo tempo. Tu puoi avermi dato la cosa più bella e più figa di questo mondo, ma io non la voglio. Se io devo perdere un mese di tempo per imparare a utilizzare un player per DVD, ma io non lo perdo tutto questo tempo, no? Quindi che cosa incrementerebbe la possibilità che loro adottino la soluzione che noi gli proponiamo? E passiamo al lato dei prodotti e dei servizi. Dovete imparare ad elencare tutti i prodotti e servizi su cui è incentrata la vostra proposta di valore. Chiedetevi quali prodotti o servizi state offrendo che aiutano il cliente a svolgere un lavoro funzionale, un lavoro emozionale o un lavoro sociale, che lo aiutino a soddisfare i suoi bisogni di base o ad alleviare quelle che sono le sue pene. Allora, un primo modo di valutare la creazione di valore è descrivere in che modo i nostri prodotti o servizi alleviano i disagi dei clienti. Dovete proprio descriverlo fattivamente. In che modo eliminano o riducono emozioni negative, costi indesiderati o affrontano situazioni o rischi che i nostri clienti potrebbero sperimentare prima, durante e dopo lo svolgimento di una serie di mansioni, che per loro potrebbero essere così gravose che non sognano altro che delegarlo a un prodotto o a un servizio. Lo svolgimento di queste mansioni. Occorre elencare in una graduatoria ogni pena che i nostri prodotti o servizi eliminano in accordo all'intensità di questa pena percepita dal nostro cliente. È una pena molto intensa o una pena trascurabile? Può sopravvivere lo stesso oppure proprio non ce la fa e non vede l'ora che arrivi qualcosa sul mercato che riesce a soddisfare praticamente questo suo bisogno, a ridurre a zero questa sua pena. E anche in questo caso occorre indicare quanto spesso questa pena si verifica, ok? Domande sulle aspirine. Comportano risparmi in termini di tempo, in termini di moneta, in termini di sforzo? Li fanno sentire meglio? Eliminano le loro frustrazioni, le noie, cose che gli danno un gran mal di testa, che non li fanno dormire la notte? Migliorano delle soluzioni che sono scarsamente performanti al momento? Cioè sono disponibili sul mercato delle soluzioni ma sono scarsamente performanti. E come lo fanno? Lo facciamo attraverso delle nuove caratteristiche, oppure attraverso un miglioramento della qualità, oppure attraverso un miglioramento della performance. Mettono termine alle difficoltà e alle sfide che i nostri clienti incontrano, rendono le cose molto più semplici, le aiutano a farle, eliminano le resistenze, risolvono le conseguenze sociali negative che i nostri clienti incontrano e temono. In poche parole, quello che vedete è una sorta di check-up che viene fatto tra le due sponde del mercato. Da un lato i clienti, di cui abbiamo elencato tutta questa serie di cose, e dall'altro il prodotto, cercando di capire se il prodotto con le sue caratteristiche riesce a far fronte a tutte quelle esigenze che sono espresse, alle esigenze più importanti che sono espresse dall'altro lato. Eliminano i rischi che i nostri clienti incontrano, i rischi sociali, i rischi tecnici, i rischi finanziari, li aiutano a riposare meglio la notte, limitano, sradicano gli errori comuni che fanno i clienti, permettono di oltrepassare quelle barriere che stanno ostacolando i clienti dall'adottare delle soluzioni. E poi ci sono le vitamine. Qui dobbiamo essere bravi a descrivere in che modo i nostri prodotti e servizi creano dei guadagni per i nostri clienti. In che modo i nostri prodotti e servizi vanno proprio a creare i benefici che i clienti si attendono, desiderano, dai quali sarebbero effettivamente sorpresi. In che modo, diciamo, gli facciamo pronunciare il famoso wow, ok? Li abbiamo stupiti perché gli abbiamo dato un qualcosa che effettivamente loro stavano cercando spasmodicamente. Questi benefici dovrebbero includere l'utilità funzionale, i guadagni sociali, le emozioni positive, un possibile risparmio sul fronte dei costi. Anche qui fate le graduatorie dei guadagni che i nostri prodotti o servizi creano in accordo alla rilevanza per il nostro cliente, perché vogliamo sapere se sono sostanziali o se sono insignificativi. Perché vogliamo sapere se si verificano frequentemente o se si verificano infrequentemente. Vitamine. Creano dei risparmi che rendono felici i nostri clienti?
producono dei risultati che i nostri clienti si attendono e che vanno oltre le nostre attese, le loro attese, imitano, fanno meglio le soluzioni già disponibili e presenti sul mercato, rendono più semplice il lavoro e facilitano la vita del cliente, creano delle conseguenze sociali positive che i nostri clienti desiderano. Facebook crea un incremento di status, eh? Crea un incremento di status sociale. Cos'è Facebook? È una vitamina o un'aspirina? Io non lo so, io me lo sto ponendo questo. Dipende dall'uso che se ne fa, questa è una risposta intelligente. Perché potrebbe essere? Di personalità? Di ruolo? Social network in questo caso non va inteso poi come vetrina personale, ma lo stiamo intendendo come uno spazio, no? Relativo anche a un potenziale prodotto, a un brand, quindi cambia proprio il prodotto o il brand di turno, non diventano l'oggetto di discussione, cioè cambia socialmente, sociologicamente parlando, visto che sì, il ruolo dell'utente finale, cioè da essere appunto utente finale, quindi il cliente diventa l'origine del commento e quindi quasi si invertono le potenzialità, cioè il brand addirittura si ritrova dall'altra parte a dover tra virgolette subire determinate verità, cioè okay. Questo è il potere dei social network, cioè quello di invertire completamente i ruoli, cioè se il cliente in una pubblicità diventa il destinatario di un messaggio su Facebook o su un social network, diventa il mittente, e siccome le community comunque sono delle realtà nelle quali la voce dell'altro può essere determinante, cioè cambiano proprio i ruoli, fondamentalmente i social network questo hanno fatto, anche non soltanto nella sfera privata, perché poi la sfera privata diventa un po' più relativa rispetto a un prodotto. Stai un attimo su questa storia della sfera privata. Io insomma ho sempre pensato che Facebook fosse una vitamina sostanzialmente, no? Cioè un qualcosa che arreca, che corrisponde, diciamo così, a una non tanto ad un bisogno, che dà dei guadagni, diciamo così, dei benefici al cliente. Mi sono accorto però che ci sono alcune persone che io conosco nella vita reale per cui Facebook è sostanzialmente un'aspirina, perché sono persone che, diciamo, conosco persone che nella vita reale sono completamente chiuse in maniera allucinante, incapaci di comunicare. Poi vedo su Facebook che si scatenano, no? Beh, quello forse è, però l'aspetto paradossalmente positivo, nel senso che questa cosa network non avrebbe avuto la viralità, appunto, questa cosa mi fa riflettere sul fatto che per alcuni è un'aspirina, cioè soddisfa a soddisfare un bisogno, a calmare una pena, no? Persone che sembrano non essere completamente in grado di comunicare in una relazione visto, che poi invece sulla rete insomma si scatenano, commentano, rispondono, fanno, no? Quindi lì si incrociano temi che vanno dalla psicologia alla sociologia al trasformismo psicologico, quindi penso che siamo, vabbè, il social network poi diventa un ambito Aumentando la potenzialità di incontro, tu hai la possibilità di trovare persone a te simili, quindi se una persona è chiusa o ha delle caratteristiche che non riscontra facilmente nel suo gruppo di amici o di conoscenze anche superficiali, magari attraverso Facebook o social network simili, tu hai la possibilità di accedere anche in maniera un po' più indiretta e quindi inizialmente più, cioè senza metterti allo scoperto, di accedere a personalità. Ma lì poi dipende da come lo gestisci tu e da come, cioè quella è una possibilità che c'è in tutti i tipi di relazioni, che siano attraverso internet o meno, che cioè qualsiasi tipo, cosa può sfociare poi nel suo negativo. Che tipo di lavoro svolge Facebook per te?
per te come soggetto, no? Come persona, che cosa fa per te? Cosa fa per me in questo caso? Se dovessi vedere Facebook come un maggiordomo, che cosa fa questo maggiordomo per te? Un sacco di cose da fare. Un sacco di cose? Un sacco di cose che non deve fare, fa, sulle quali non ho il controllo. Ah, raccontaci, dai, raccontaci. Beh, mi vengono in mente tutte le politiche sulla privacy, no? Cioè io è vero che ho a disposizione una piattaforma che utilizzo a mio piacere. Che cosa ti rende in grado di fare che non saresti in grado di fare senza di lui, senza la piattaforma? E diciamo, che potresti fare con fatica autonomamente? Questa è un po' la domanda, per stare su quello, su quella che è la logica che ci siamo... Aumenta potenzialmente la percentuale di persone che io riesco a contattare. Cioè, se non ci fosse Facebook probabilmente non riuscirei ad arrivare a fasce di, diciamo, amicizie più superficiali, o immagino se io dovessi avere un'azienda, un prodotto, qualcosa da dover mettere in vetrina. Allora, un conto è la pubblicità che poi stanca, immagina per esempio i messaggi che ti arrivano, che so, dalla Coop, anche pubblicitari. Tu li prendi e li butti quasi in automatico. Facebook ha un modo un po' più, diciamo, parzialmente gentile o invitante di farti arrivare le informazioni. Per esempio, tu puoi accedere agli eventi che ci sono, quindi io posso mettere il mio evento in vetrina senza star lì a martellarti, o lo faccio in modo diverso. Ecco, mettiamolo così. Nel senso che per esempio un'azienda nascente, per esempio per una startup, costituisce una spina fondamentale in quanto ti dà uno spazio di promozione gratuito che altrimenti non avresti. Per sintesi, tutta la nostra promozione si basa su Facebook, tutta la promozione del laboratorio al basso l'abbiamo fatta su Facebook, quindi mi ha tolto un grosso pain in the... Okay. La viralità di cui parlavamo, no? È l'abbassamento dei costi, perché un conto è se io devo fare una pubblicità cartacea o un marketing di altro tipo, un conto è Facebook, i costi sono praticamente pari a zero. Ok, queste sono tutte cose che naturalmente poi, voglio dire, sono tutte cose che nel caso di Facebook andrebbero scritte nel value proposition canvas, no? Se il customer è un'azienda, tra i customer jobs vanno elencate queste cose che ci siamo detti, ok? Cioè mi permette di pubblicizzarmi a costi bassi, mi permette di far pervenire il mio messaggio in maniera mirata, soltanto agli utenti che sono realmente interessati a questo genere di messaggio. Fa anche un po' quell'analisi del cliente, un po' relativa al cliente, magari a messaggi sponsorizzati, a monte c'è quell'analisi del cliente che noi abbiamo visto, no, prima, che comunque è frutto di algoritmi che comunque mettono insieme tutte quelle necessità che si basano ovviamente su quello che noi riusciamo a fornire alla rete, cioè i like, le condivisioni. Quindi è un sistema che, preso così, analizzato così al momento, potrebbe essere un po' quasi svilente, però paradossalmente, per quanto in effetti gli usi impropri possano essere degeneranti, in realtà è molto intelligente, e personalmente sarà che va frutto della deformazione professionale, però potrebbe essere utile allo scopo anche sociale, nel senso che a prescindere poi dall'utilizzo singolo. Ok. Altre domande, no? Consente ai clienti di realizzare qualcosa che sognavano, gli consente di fare dei progressi enormi, produce un grande sollievo, produce dei risultati positivi che si accordano con i criteri di successo preventivamente stabiliti dal cliente, o di fallimento preventivamente stabiliti dal cliente, aiutano a rendere più semplice l'adozione. Quello che andrebbe, diciamo così, chiarito è che queste domande focalizzatrici servono in una prima fase, nella fase in cui stiamo elaborando il nostro prodotto, servono praticamente ad arrivare a delle ipotesi. Noi abbiamo delle ipotesi su quelle che sono le mansioni che i nostri clienti vorrebbero che fossero soddisfatte, abbiamo delle ipotesi su quelli che sono i guadagni che pensiamo possano essere tali per i nostri clienti, o le pene che pensiamo possano essere tali per i nostri clienti, così come abbiamo
delle ipotesi sulla frequenza, dell'accadimento di queste pene, di questi guadagni e anche sull'intensità, sulla loro intensità. Quello che dobbiamo fare a questo punto non è nient'altro che scrivere queste ipotesi su questi tre lati, tre punti sostanzialmente del Value Proposition Canvas, sia sul fronte della proposta del valore, sia sul fronte dei segmenti di clientela. E poi dobbiamo cercare di capire se nella realtà è effettivamente così. E lo facciamo attraverso interviste ai clienti, ok? Cerchiamo di indagare i clienti fattivamente, non fermandoci, diciamo così, nel nostro ufficio, presupponendo che quello che abbiamo ipotizzato sia effettivamente vero. Dobbiamo incontrare i clienti per cercare di capire se effettivamente provano e sentono quello che noi pensiamo provino e sentano. Ok? Tenete conto di una cosa, che le proposte di valore migliori non cercano di soddisfare tutti i disagi, di arrecare tutti i benefici sentiti dal segmento di clientela prescelto. Le grandi proposte di valore sono quelle proposte di valore che sono concentrate sulle priorità dei clienti, sul fronte dei guadagni, sul fronte delle mansioni da svolgere e sul fronte delle pene da alleviare. E con questo abbiamo finito questa parte e adesso passiamo ad un approfondimento successivo. Allora, questo approfondimento riguarda le relazioni con la clientela. I principi che terremo bene a mente sono quelli relativi alla creazione della domanda, come si attirano i clienti, come si mantengono i clienti e come si fa crescere il numero dei clienti o si inducono i clienti a fare più acquisti. Vediamo quali sono le strategie e le tattiche che si possono utilizzare per attirare, mantenere e incrementare i clienti. I canali sono il canale tradizionale e il canale web mobile, sono quelli che prendiamo praticamente in considerazione. Quando parliamo di relazioni con la clientela ci riferiamo a quelle che sono le strategie e le tattiche utilizzabili per attirare i clienti, mantenere i clienti e incrementare i ricavi che possiamo ottenere dai clienti nel corso del tempo. Cosa significa attirare i clienti? Attirare i clienti significa creare la domanda, significa condurre i clienti nel canale, in quello che definiamo il canale prescelto, l'ingresso della nostra azienda. Mantenere i clienti significa fare retention, trattenimento e ridurre i tassi di abbandono dei clienti. Significa sostanzialmente fornire ai clienti delle solide ragioni per restare fedeli all'azienda e al prodotto. Incrementare i clienti significa vendergli una maggiore quantità di prodotto, significa spingerli ad acquistare prodotti nuovi e diversi e significa incoraggiarli a portare nuovi clienti, a fare quindi quello che definiamo referral. Allora, questo ciclo può essere il ciclo appunto dell'attirare, mantenere e dell'incrementare la clientela, può essere rappresentato graficamente attraverso due imbuti collegati che demarcano le diverse fasi in cui è possibile scomporre questi stadi delle relazioni con la clientela. Questi imbuti sono diversi a seconda che le relazioni con la clientela siano sviluppate attraverso un canale tradizionale o attraverso un canale web. Un'impresa deve scoprire quali tattiche portano i clienti dentro e attraverso l'imbuto in un modo che è ripetibile, scalabile ed efficiente. Vediamo come funziona. Queste sono le strategie e le tattiche che si utilizzano per le relazioni con i clienti e questo è quello che faremo, che vi spiegherò praticamente adesso. Allora, attirare, mantenere e incrementare i clienti nei canali tradizionali. Adesso scomponiamo
questo funnel, scomponiamo questo imbuto nei diversi pezzi che lo costituiscono, poi ritorneremo sulla figura di modo che riusciate a capire sostanzialmente quello che stiamo facendo. Allora, attirare i clienti. L'imbuto attirare i clienti, cioè creare la domanda per il canale tradizionale, mostra quattro stadi. Lo stadio della consapevolezza, lo stadio dell'interesse, lo stadio della considerazione e lo stadio dell'acquisto. L'imbuto si restringe passando da uno stadio all'altro. Significa che il numero di persone che passano da uno stadio all'altro diminuisce progressivamente. Facciamo un esempio concreto. Consapevolezza. Consapevolezza significa far conoscere il prodotto o servizio ai clienti potenziali inducendo gli individui a pensare ad esso. Consapevolezza significa fare una campagna promozionale in TV dove propagandiamo Easy Airline, che è la nuova compagnia aerea che fa volare a meno. La fase di interesse subentra quando il messaggio non viene più ignorato dai clienti potenziali, anche se i clienti potenziali non agiscono. La fase di interesse subentra quando il cliente che ha avuto consapevolezza, perché gli abbiamo fatto questo spot, gli abbiamo fatto vedere questo messaggio, esiste questa nuova compagnia aerea che fa volare a meno, il cliente comincia a pensare, beh, prima o poi dovrei provare quella compagnia aerea low cost di cui si parla. La fase di considerazione. Il messaggio è stato efficace o il messaggio ha avuto un contenuto così pervasivo e così persuasivo che il potenziale cliente viene spinto a considerare l'acquisto del prodotto. Quasi quasi, e nella testa del potenziale cliente c'è questo refrain, ma quasi quasi per il viaggio che farò quest'estate in Israele io prenderò i biglietti da quella compagnia aerea, usufruirò di quella compagnia aerea. E infine avete la fase di acquisto, che è il risultato desiderato, il risultato finale, ok? Quindi voi avete una fase di consapevolezza, una fase di interesse, una fase di considerazione e una fase di acquisto. Vedete com'è complicato? Noi pensiamo che ci sia un puro atto di vendita e ho visto il prodotto, me lo compro. Non è così semplice, ok? Il cliente va portato al punto in cui me lo compro, questo prodotto. E come ci arriva? Ci arriva attraverso una fase di consapevolezza, una fase di interesse, una fase di considerazione e una fase di acquisto. Allora, consapevolezza, interesse e considerazione sono atti che possiamo sollecitare con due tipi di tattiche di comunicazione. Gli earned media da una parte e i paid media dall'altra. Gli earned media sono i media gratuiti. I paid media sono i media a pagamento. L'earned media è un'esposizione mediatica che un'impresa ottiene gratuitamente. I paid media è un'esposizione mediatica che un'impresa ottiene pagando. Io ho questa nuova startup che si chiama Medicity.me. Ho ottenuto un'esposizione mediatica gratuitamente che ha generato consapevolezza sul mio prodotto nelle Marche perché abbiamo fatto un'intervista a un TG regionale. Ok? Consapevolezza. Ho indotto consapevolezza. Non ho pagato perché non ho fatto un'intervista a pagamento, ho vinto il premio della Confindustria e mi hanno intervistato. Ok? Quello cos'è per me? Fare quell'intervista per me che cosa ha rappresentato? Ha rappresentato un modo per raggiungere un audience, che era appunto l'audience del TG regionale, ha un modo di raggiungere un audience gratuitamente e di generare consapevolezza. Mi fanno un'intervista su un blog, viene pubblicata nel blog, io genero consapevolezza e augurabilmente mi genero anche interesse. Ok? E non ho pagato niente. Un altro conto invece pagare. Ok? Pagare per generare consapevolezza. Pago uno spot radio e in questo spot radio si dice esiste Medicity.me, iscriviti. Ok? Ora,
Vediamo un po' cosa succede con i canali tradizionali, con gli earned pay media, con i canali tradizionali. Allora, cominciamo prima da quello che è tutto gratuito, ok? Cosa non pago? Non pago quando ottengo un comunicato stampa, quando ottengo un report di prodotto, quando ottengo delle citazioni in blog, quando ottengo dei servizi territoriali o se implemento delle tattiche di guerriglia marketing. C'è un altro che fa i corsi sul Business Model Canvas, sa che io sto facendo il corso sul Business Model Canvas, viene qui fuori e sostanzialmente racconta che lui fa i corsi dai volantini, quella è una tattica di guerriglia marketing sostanzialmente. Campioni gratuiti, programmi di prova, distribuzioni di buoni sconto, le public relations. Sono tutti modi di fare trazione senza pagare sostanzialmente, senza cacciare dei soldi. Allora, qual è il vantaggio? Il vantaggio è che non costa. Lo svantaggio è che l'efficacia dell'esposizione è imprevedibile, perché io non so quanti utenti target miei saranno raggiunti dal pezzetto sul TG regionale, della mia intervista sul TG regionale. Ok? Questo non lo so assolutamente. Siete una startup, dovete farvi conoscere per generare consapevolezza nella vostra clientela. Cosa potete fare? Raccontatemi cosa potete fare gratuitamente per farvi conoscere. Cosa faresti? No, lo fai tu. Allora, attenti. È non strutturato, cioè allora. C'è anche il fatto stesso della distribuzione di campioni, o realizzare dei comunicati stampa, o coinvolgere Vabbè, un comunicato stampa puoi farlo anche tu, non hai bisogno. Quello che voglio dire non è che io. Scusa, se io faccio. Allora, cerchiamo un attimo di quagliare da questo. Ma io però mi preparo i miei comunicati stampa per la mia startup, me li preparo io i miei comunicati stampa, non assumo uno che mi fa public relation, no? Cosa? Stiamo parlando di un'impresa nascente. Credo di interpretare il messaggio di Antonella dicendo che quelle sono cose che c'è tutta una serie di figure professionali che le svolge proprio per chi magari è all'inizio di un percorso imprenditoriale e non sa come approcciarvisi. Quindi, come dicevo prima, a parole non siamo tutti bravi, nel senso che c'è chi con le parole ci lavora secondo me andrebbero inseriti tra i paid media. Ma infatti stanno anche, allora attento, stanno anche tra i paid media. Attenzione, questa è una distinzione estremizzante, no? Stanno anche tra i paid media, non bisognerebbe, cioè voglio dire, un canale della trazione della domanda sono le public relations, no? Allora è chiaro che quando io sono strutturato e mi faccio, conoscete Startup Stories su Repubblica.it? No? Ogni giorno c'è un pezzo su una startup, no? No? Allora, considerato che le startup hanno risorse scarse, no? E che quello è fondamentalmente un earned media, perché è un modo di ottenere un'esposizione mediatica gratuitamente, no? Allora, la maggior parte delle startup non strutturate non è che vanno ad assumere uno che fa PR per dire, guarda, per fare l'articolo. Deve uscire questo articolo su Repubblica.it su di noi, che cosa gli dobbiamo dire? No? Non lo fa questo. Questa è una cosa che fa un'impresa consolidata
quando ha praticamente delle capacità e quando ha delle disponibilità per pagare, per assumere uno che gli fa public relation, diciamo in maniera strutturata. Io sto parlando di una fase non strutturata. Ma poi all'inizio tu sfrutti anche le conoscenze. All'inizio provi a sfruttare le conoscenze, quindi nel momento in cui ti rendi conto che, a parte che immagino non sei sonoro, non sei così bravo nella stesura di un testo, provi a vedere chi intorno a te può gratuitamente... Sì, ma così avanziamo veramente, certo. No, stiamo parlando quando i tuoi costi, cioè quando la tua possibilità. No, allora attenzione. No, allora attenzione, chiariamo un attimo un punto essenziale, perché credo di aver toccato un nervo scoperto, perché parlo con dei professionisti della comunicazione. Allora, io non ho detto che il vostro lavoro vale zero. Per me il vostro lavoro vale 100, ok? Cioè, se io dovessi fare le cose assegnando in una startup, assegnando il giusto prezzo, no? A qualsiasi mia azione, dovrei chiudere dopo 2 secondi. Perché una startup, per definizione, è una creatura che è vincolatissima sul fronte delle risorse, no? Uno startup sostanzialmente è un tutto fare. Io faccio business strategy, io faccio analisi di mercato. Ma non vengono di certo gli start-upper a chiedermi fammi l'analisi di mercato, sono disposto a darti 2.000 euro, 3.000 euro per farmi un'analisi di mercato. Me lo fa un'impresa strutturata che viene da me e mi chiede fammi un'analisi di mercato ed è disposta a pagarmi 2.000 euro per un'analisi di mercato, ok? Non me lo fa certo uno start-upper. Quello che vorrei farvi capire è, diciamo, in una prima fase in cui le risorse sono vincolate, la creazione della domanda viene affidata a questi canali che, tra virgolette, cerchiamo di rendere gratuiti. Ok? Credo che poi in realtà la distinzione da fare sia essenzialmente, mi sembra di capire, sul mezzo più che su come poi scriviamo e operiamo su quel mezzo. Nel senso, il comunicato stampa, l'articolo di giornale, di per sé, per averlo, è gratis. Cioè il mezzo recensione sul blog è gratis. Poi noi per tutto possiamo pagare qualcuno che ce lo faccia e che prepari quella cosa. Però il mezzo, tipo articolo, tipo la relazione sociale, il networking che tu hai, è gratis di per sé. Poi anche per fare networking puoi anche decidere di fare una grande cena, no? E quindi ci spendi dei soldi sopra. Però di base noi facciamo, cioè la differenza che io personalmente vedo lì è che uno spot TV, vuoi o non vuoi, se lo vuoi fare devi pagare. Devi pagare. Un articolo di giornale di per sé non costa, poi puoi pagare chi poi te pare. Posso pagare. Tranne in alcuni casi in cui ci sono giornali che se li fanno pagare quelli di recensione. Assolutamente. Però come dire, più magari se manteniamo l'attenzione sul mezzo più... Assolutamente sì. Proviamo a mantenere un attimo l'attenzione sul mezzo, penso che sia rilevante, no? Cioè se io voglio mettere uno striscione, beh, lo striscione di per sé lo devo pagare, cioè devo andare ad acquistare lo spazio e devo pagare per l'acquisto di questo spazio. Se io voglio mettere una pubblicità su un giornale, no? Su un quotidiano, su una rivista, pago lo spazio, ok? Poi è chiaro che nel momento in cui sono più strutturato, anche questi mezzi gratuiti andrebbero affidati, sono l'ultima persona che può dire una cosa di questo genere, perché insomma ritengo che le professionalità vadano pagate e che sia opportuno affidarsi ai professionisti, no? Del resto è anche nel mio stesso interesse di professionista, però è un dato di fatto che, appunto, come dicevo, lo start-upper non viene da me a chiedere mi fai l'analisi di mercato, sono disposto a darti 2.000 euro per l'analisi di mercato. Prego. Una cosa che capita, questa è un mio pensiero personale che condivido, anche legato un po' all'esperienza fatta sul territorio. Spesso, faccio un esempio banale, un'amica è un'ora fa di professione e decide di mettersi in proprio, di aprire un laboratorio artigianale come orafa e basta. Lei è una brava orafa, sa fare quello, no?
l'amica riesce a fare poco perché si dimentica completamente che avviare un'attività artigianale significa fare l'imprenditore in qualche modo, e si dimentica completamente che il suo lavoro non consiste più soltanto nel stare seduta al banchetto fare i suoi gioielli, ma da imprenditore il suo lavoro è fare anche qualcos'altro. Qui nel Salento, spero che le cose stiano cambiando, quello che capita molto spesso è che l'imprenditore si improvvisa, nel senso che cosa so fare? Macchine, mi devo occupare della catena di montaggio, punto e basta, quello so fare io. Per me è fondamentale che chi decide di avviare un'attività si metta in testa che deve diventare polivalente. Assolutamente, cioè, sì. Cioè, da imprenditore bisogna avere un minimo di conoscenze di economia, bisogna sapere che non è il commercialista che ti fa i conti, ma i conti te li fai te, il commercialista ti dà un consiglio. Bisogna sapere come scrivere un comunicato stampa, se non lo so fare, non è il mio lavoro, mi faccio aiutare da qualcuno, però l'intento all'inizio è proprio quello, che l'imprenditore deve essere in grado di fare tutta una serie di cose che sono fondamentali. Non può fossilizzarsi su questa è la mia mansione, questo posso fare. Volevi? No, per dire che non è per sminuire il comunicatore o l'ingegnere o qualsiasi altro tipo di professionista, è che nel momento in cui tu vuoi aprire una startup e sei per esempio fatto di tre persone, allora ti riunisci e dici: tu cosa sai fare? Io sono un ingegnere. Ok, abbiamo un ingegnere, un comunicatore e un sociologo che bisogna capire che sa fare. E li metti insieme, appunto, li metti insieme e dice: allora vediamo, sfruttiamo principalmente le nostre caratteristiche, cerchiamo di sopperire in base ai soldi che in questo momento abbiamo, a quelle che non sappiamo usare. Per esempio, se abbiamo il comunicatore, ovvio che punteremo tantissimo sulla comunicazione, ma se non c'è il comunicatore, in questo momento hai vicino qualcuno che ti può, da esperto di comunicazione, aiutare? Sì, no, gratis appunto, o comunque a costi bassi. Sì, bene, sfrutto quello. No, cerco di sopperire, che so, puntando sulla qualità e su altri tipi di conoscenze. Cioè, è ovvio che poi devi, essendo startup, usare principalmente i tuoi potenziali. Poi, successivamente, nel momento in cui avrai un guadagno, sopperisci in altro modo. Pensate soltanto a come viene, a come si struttura correttamente una pagina Facebook aziendale, no? Allora, ogni startup si struttura la sua pagina Facebook aziendale. Ovviamente quello viene considerato che cosa? Viene considerato un earned media. Ma fatto bene non lo è assolutamente, perché io sarei ben lieto di pagare qualcuno per gestire la pagina Facebook della mia. Però magari se un social media marketing. E tanto ROI, quindi alla fine probabilmente ci sono tante dinamiche che nell'imprinting di una comunicazione, che può essere quella magari una comunicazione offline o comunque fatta di contatti soltanto PR, ma l'imprinting di una comunicazione di una startup. Ora non vorrei scendere nel merito, perché sembra quasi che voglia dire a tutti i costi un po' il contrario delle opinioni, però non è così, è semplicemente far emergere invece quanto si dice solitamente, non mi ricordo quale filosofo, quale maestro tibetano lo diceva, l'hai detto tu ieri, me la sono ritrovata. Sì, no, c'era perché l'ho ritrovata quella frase. No, lui ha citato però un maestro. Un viaggio di mille miglia. Viaggio di mille miglia inizia con un passo, e se quel passo però lo fai sbagliato, il viaggio non prosegue. La comunicazione, l'imprinting di una comunicazione di una startup soprattutto, cioè se inizia col piede sbagliato, purtroppo ha un effetto eco e domino che è determinante. Quindi personalmente, ripeto, non voglio per forza andare contro l'opinione diffusa, ci deve essere una distribuzione delle risorse, tanto progettuali del prodotto quanto progettuali della strategia di comunicazione o di marketing, che non serve. Ma guarda, io sono l'ultima persona al mondo che ti dice che non bisogna spendere soldi per acquisire la clientela. Se questo sia un esempio, di AirMedia sfruttando lo streaming per i comunicatori.
Anche emerge un po' come probabilmente siano diverse le opinioni che poi portano ovviamente a commettere magari degli errori o meno, però comunque è difficile per il professionista riuscire ad accettare nel momento in cui inizio mi affido alle mie buone pratiche, che magari buone non sono, convinto che poi nel momento in cui sono consolidato posso investire, ma occhio perché magari con un passo sbagliato non diventi mai consolidato. Cioè, l'email marketing è a pagamento oppure gratis? Dipende. Dipende. L'email marketing è a pagamento gratis? Dipende. Fino a 2000 sottoscrittori MailChimp non paghi niente. Dopo 2000 cominci a pagare un po' di soldi. Alcuni programmi si pagano e basta, no? Insomma, è abbastanza complicato. Comunque, public relation, recensioni del prodotto, fiere, blog, siti web, pubblicità, servono praticamente a far entrare i clienti nell'imbuto. Allora, andiamo un pochettino avanti. Come si fa a mantenere i clienti dentro? Come si fa a trattenere i clienti dentro evitando che abbandonino? Allora, quali sono le strategie? Innanzitutto dobbiamo mantenere le promesse che hanno condotto al primo acquisto e interagire con il cliente in un modo proattivo. Ogni aspetto del modello di business che il cliente sperimenta deve essere eseguito in maniera eccezionale. Il servizio clienti non può essere affidato a una scimmia. La gestione delle lamentele deve essere fatta in maniera, insomma, deve essere fatta bene. Le consegne devono essere puntuali, le fatturazioni devono essere precise, la comunicazione con i clienti deve mirare a confermare che i clienti siano soddisfatti. Allora, cosa si può fare per mantenere i clienti? Allora, si può valutare attraverso una serie di sondaggi quello che è il grado di soddisfazione della clientela, si possono introdurre dei programmi fedeltà, si possono fare degli aggiornamenti di prodotto, si possono fare delle attività di recall dei clienti a intervalli di tempo ben specifici. Queste sono in pratica le tattiche che vengono correntemente utilizzate, no? Bollettini di aggiornamento del prodotto, un flusso costante di aggiornamenti e di miglioramenti del prodotto si rivela premiante. Possiamo informare dei clienti con gli opuscoli, possiamo informare i clienti con delle newsletter, si fanno i programmi fedeltà, punti, premi, sconti, si fanno le attività di recall, si stabilisce un piano per raggiungere tutti i clienti un tot al mese, ogni trimestre per esempio, semplicemente per ringraziarli per la loro attività, per chiedergli che cosa pensano del prodotto, per chiedergli che cosa pensano degli sviluppi del prodotto. Si fanno sondaggi sulla customer satisfaction, si cerca il contatto con chi ha manifestato il disagio, perché chi ha manifestato un disagio rispetto al prodotto non va visto come il rompiscatole di turno. Può essere anche che sia il rompiscatole di turno, ma d'altra parte può costituire una miniera di informazioni sulle cose che non vanno e ci può aiutare a migliorare. L'efficacia del servizio clienti è una cosa che va monitorata, le lamentele vanno affrontate perché così si riduce l'abbandono. Si fanno le analisi di chi rimane e di chi abbandona e perché abbandona. Vogliamo sapere perché il cliente non compra più il prodotto, perché ha deciso di interrompere la sua relazione con noi. Sono tutte cose che possono aiutarci a mantenere i clienti dentro l'imbuto. E poi l'imbuto è incrementare i clienti. Vendere di più a un cliente esistente, questa è una profonda verità, costa molto meno che acquisire un nuovo cliente. Lo abbiamo detto tante volte e lo ripetiamo. Le imprese migliori guardano al lifetime value, i ricavi che possono realizzare da un cliente nel corso di tutta la durata della relazione tra il cliente e l'impresa. Allora, quali sono le tattiche che si possono utilizzare per incrementare i clienti? Dopo vi parlo dei cicli virali. Vediamo un po' quali sono le tattiche che si possono utilizzare. Allora, cosa significa incrementare i clienti? Significa indurre i clienti esistenti ad acquistare di più, ma significa anche indurre i clienti esistenti a parlare dei nostri prodotti,
dei prodotti della nostra impresa ad altri potenziali clienti. Come si fa per incrementare i clienti? Si fanno eventi nel punto vendita, si fanno lezioni su cosa si può fare con il prodotto, dimostrazioni e attività simili, si fanno delle spedizioni promozionali con delle offerte, con dei coupon, con dei campioni, si fanno delle offerte speciali o si introducono dei premi che sono disponibili solo per i clienti che incontrano un rappresentante vendite, si fa direct mail, si fa upsell, cross-sell, next-sell, referral ed eventuale unbundling. E questi sono un sacco di termini in inglese per la gioia di Bruno. Mi sono sfogato. Allora, vediamo cosa può portare a spendere di più i clienti attuali. I programmi di cross-sell, i programmi di vendita incrociata, incoraggiano chi ha acquistato un prodotto ad acquistare dei prodotti affini o adiacenti. Ok? Questa è una tattica che si utilizza. Si porta chi acquista, per esempio, delle cartucce di toner a acquistare che cosa? Della carta, delle penne e altri prodotti dell'ufficio. Poi ci sono i programmi di upsell. Sono l'acquisto di più prodotti di fascia elevata. Acquistare delle casse di toner piuttosto che singole cartucce. Acquistare delle fotocopiatrici, dei fax, dei macchinari per l'ufficio assieme al toner. Questi sono i programmi di upsell. Poi ci sono i programmi di next sell che si concentrano sull'ordine successivo. L'azienda può incoraggiare dei contratti per il toner a lungo termine, può vendere al cliente delle buste in cui mettere le copie, può diventare il principale fornitore di prodotti per l'ufficio. Queste strategie di base per la crescita dei clienti funzionano sia per i beni di consumo sia nelle operazioni business to business. Un'altra pratica che viene fatta è quella dell'unbundling, cioè la pratica dello spacchettamento, perché è una pratica che a volte può aumentare i ricavi. Se un prodotto è complesso, è pieno di caratteristiche, ha molte componenti, si può dividere in tanti piccoli sottoprodotti, ognuno dei quali viene venduto separatamente. Questa è una cosa che funziona in particolare per i software. Ok? Allora, quello che adesso andiamo ad esaminare è come si attirano, si mantengono e si incrementano i clienti nei canali web mobile. Tenete conto, scusate, ho dimenticato un attimo di dirvi questa cosa, che noi possiamo avere un primo ciclo virale qui e un altro ciclo virale qui, ok? Il primo ciclo virale qui si ha quando il cliente che ha effettuato l'acquisto è così contento di questo primo acquisto che ha effettuato che va dall'amico e gli dice: oh, ma sai, ho comprato le arance biologiche in Sicilia. Questo c'ha un sito internet, una roba fantastica, ma ti arrivano 10 kg di arance, le ho pagate tutte, ti arrivano delle arance così, poi sono siciliane, la fine del mondo. Allora tu mi dai l'indirizzo del sito? Mi dà l'indirizzo del sito, io mi collego al sito, compro le arance. Quella è viralità, ok? Quell'azienda non ha speso niente per acquisirmi come cliente. Probabilmente ha speso per acquisire lui come cliente, perché ha dovuto fare dei social ads per acquisirlo, no? Mentre invece non ha speso niente per acquisire me. E quello è un esempio di ciclo virale. Cioè, io entro direttamente, vengo reso direttamente consapevole, mi interesso e poi acquisto grazie all'effetto di questa persona che ha acquistato. E un altro ciclo virale può innestarsi qui, dove incrementare i clienti significa che il cliente esistente, soddisfattissimo di questa relazione che ha con me, non fa che parlare con i suoi amici di quante volte ho parlato di Amazon in queste lezioni. Sono un utente soddisfatto di Amazon, no? Se uno di voi domani mattina o nel prossimo mese o nei prossimi due mesi si ricorda di tutte le balle che gli ho rotto su Amazon e ordina un ebook su Amazon, quello è un effetto di un ciclo virale, è l'effetto del referral, ok? E Amazon non ha speso soldi per acquisire voi. Allora, andiamo avanti e passiamo ai canali web, no? Allora,
La fase di acquisizione, nei canali web distinguiamo praticamente tra acquisizione e attivazione. La fase di acquisizione praticamente condensa tutte le fasi tradizionali, consapevolezza, interesse e considerazione. Nelle applicazioni web mobile, lo sforzo per attirare i clienti ha, diciamo, come obiettivo quello di portare il cliente verso la porta principale dell'azienda, che è la landing page dell'azienda, ok? La pagina di atterraggio dell'azienda. Nella landing page il prodotto è presentato, se tutto va bene i clienti lo acquisteranno e i clienti diventeranno degli user, quindi utilizzeranno praticamente questo prodotto. Unica cosa fondamentale di cui dobbiamo tener conto è che sono davvero pochi quelli che una volta arrivati su una landing page poi procedono al passo successivo, cioè si attivano, fanno esattamente quello che noi abbiamo intenzione di fargli fare, cioè o diventano i nostri users perché ci lasciano praticamente la mail, oppure comprano praticamente il prodotto. Allora, un'altra verità è che i programmi web mobile per attirare i clienti devono raggiungere delle platee molto molto vaste, perché le percentuali di conversione sono, da un punto di vista empirico, bassissime, 5%, ok? 5% di quelli che arrivano su una landing page convertono al passo successivo e 5% poi acquistano, no? Sono numeri davvero molto bassi, che implicano che per avere un gran numero di clienti tu devi raggiungere col tuo messaggio migliaia e milioni di persone, ok? Internet sostanzialmente è come se fosse, diceva, apro un e-commerce, no? Ma io voglio aprire un e-commerce su internet. Beh, caspita, pensate che cosa incredibile, un canale che sta aperto 24 ore su 24, è come se tu avessi un negozio aperto 24 ore su 24. Allora la questione è sempre la stessa, no? Io, caspita, apro un e-commerce, ma sai quanti soldi che porto a casa? Funziona 24 ore su 24, poi non devo fare niente, devo rispondere a delle mail, ma immagina di quanta gente, perché sai quanta gente? Cavolo, purtroppo è come se fosse una strada dove passano miliardi, dove tu hai una vetrina, passano miliardi di persone ogni giorno, che però sì e no ti buttano un'occhiata fugace su quella vetrina. Questa è un po' una metafora, no? Non è per nulla semplice, perché avete bisogno appunto di attirare dei numeri elevatissimi di users, di utilizzatori, che poi vengono convertiti solo in minima parte. Allora, la seconda fase è la fase dell'attivazione, che è simile alla fase dell'acquisto nel canale tradizionale. Come fa il cliente a mostrare interesse? Può lasciarci la sua mail con le sue informazioni, oppure può mostrare interesse attraverso il download di un prodotto gratuito, no? Che è quello che si fa spesso oggi con le tecniche di inbound marketing. Un cliente si considera attivato anche se non acquista o non si registra, fin tanto che l'azienda possiede le informazioni che sono sufficienti a poterlo contattare nuovamente. Questa è la mia definizione di attivazione, con un esplicito permesso per farlo, ok? Cioè ci ha lasciato i suoi dati. Allora lo consideriamo attivato e possiamo rompergli le scatole per fargli, per esempio, delle offerte, per fargli pervenire delle offerte. Allora, come si muove un potenziale cliente sul web? L'individuo scopre un bisogno, comincia a cercare sul web, non cerca molto. Quanti di voi arrivano fino alla quarta, quinta e decima pagina in una Google search? No? Non siamo abituati a fare questo. Di solito ci fermiamo alla prima pagina, no? Perché si dice che la search engine optimization è fondamentale, che il search engine optimization, search engine marketing è fondamentale, perché l'idea è quella che devi stare quanto più in alto possibile nei risultati di ricerca, perché la gente non gli frega niente di andare oltre la seconda e oltre la terza pagina, no? Quindi
L'idea è che comincia a cercare sul web, non cerca molto e soprattutto che tende ad andare lì dove è invitato, lì dove è intrattenuto, lì dove è informato attraverso dei web paper, dei blog, video, giochi, demo, community, perché un'impresa alla fine è solo uno dei milioni e milioni e milioni di click disponibili. Allora, quali sono le strategie che si possono utilizzare per attirare i clienti nel canale web mobile? Una volta che voi avete stabilito il pubblico, dovete presidiare tutti i posti in cui trascorre il suo tempo sul web. L'esempio è questo: un surfista non legge tre TechCrunch, a meno che non sia un surfista informatico, no? Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna presidiare siti, blog di surf e simili. Il pubblico deve essere raggiunto con i contenuti che trova interessanti e utili. Per il surfista un contenuto potrebbe essere, o per uno skater, come si fanno nuove manovre, ok? Un contenuto potrebbero essere immagini, un contenuto potrebbe essere un video. Un surfista non ne frega niente di avere un white paper con le scritte allora spostati con il piede in avanti o spostati con il piede indietro. No, non è questo che lo sollecita. I contenuti devono essere appropriati al mezzo scelto. Occorre partecipare alle community di cui fanno parte i clienti. Occorre costruirsi una reputazione in queste community. Questo è un altro aspetto fondamentale. Rispondere a domande, fornire consigli, feedback, inviti ad esplorare il prodotto. Come faccio a costruire la mia reputazione di mentor per startup? No? Sono iscritto su Facebook a Italian Startup Chain e che cosa faccio? Intervengo nei dibattiti, do consigli, no? A chi chiede come posso fare questa cosa, come posso fare acquisizione della clientela nel canale web mobile, e io mi metto lì e come me tante altre persone ci mettiamo lì e rispondiamo. Perché rispondendo che cosa facciamo? Creiamo e robustiamo la nostra reputazione fondamentalmente. I contenuti devono avere utilità per il cliente e, se possibile, devono spingere il cliente a condividerli con gli amici per ottenere praticamente questo effetto virale. Allora, l'imbuto a attirare i clienti, abbiamo detto, le due fasi sono quella di acquisizione e quella di attivazione. Diciamo, gli strumenti che si possono utilizzare: public relation, marketing virale, SEO, SEM, blog, siti web, affiliate marketing, pubblicità, anche la partecipazione a fiere. Vediamo quali sono le tattiche di acquisizione gratuita. Adesso gli amici si incazzano come una bestia. Pubbliche relazioni, sondate il terreno inserendo un minimo di notizie e caratteristiche riguardo al problema su siti web, blog e social network. Quando avrò una startup consolidata e con un sacco di soldi, perché venture capitalist mi daranno un sacco di soldi, io verrò, giuro che verrò da voi, no? C'è una mia amica che fa la social media strategist, io non vedo l'ora di dargli i soldi, però in questo momento non è possibile. Marketing virale, search engine optimization, che è un'opzione di ricerca non a pagamento ma naturale. Non ho detto che non pago uno per fare il SEO, lo pago uno per fare il SEO, attenzione, ma è un mezzo che non pago, ok? Cioè pago chi me lo fa, ma è il mezzo che non pago, eh? Attività di social network, tattiche di acquisizione a pagamento, la pubblicità pay per click, pubblicità a pagamento affidabile e mirata. Cioè, la differenza è questa, no? La pay per click, cioè la devo pagare in ogni caso. È chiaro che il vettore in quel caso non lo paghi, ok? Sono stato poco chiaro io inizialmente, però credo che quello che ha detto Bruno sia stato dirimente, ok? Pubblicità su media online o tradizionali, che vengono spesso utilizzate per introdurre un nuovo prodotto e servizio. Marketing di affiliazione, generazione di contatti online, acquisto di liste mail con permesso di sollecitare l'interesse, direct mailing, che ancora funziona sotto certi aspetti, pubblicità, le promozioni con i volantini, non so, avete visto tutti i centri commerciali che vi riempiono di volantini, eh?
i cartelloni, gli striscioni, quali sono le tattiche per l'attivazione. Nelle imprese web mobile il prodotto diventa anche il venditore, incoraggia i visitatori ad esplorarlo, a provare e informarsi da soli. Indirizzi mail e permessi di ricontattare il potenziale cliente per dargli altre informazioni, offrire incentivi per l'attivazione, che può essere una prova, una free trial, oppure può essere un download, un white paper gratuito, uno sconto significativo, un contatto telefonico Skype con chi non si è attivato per capire perché, l'offerta di una prova di un download gratuiti, ma anche dell'utilizzo gratuito, che è quello che si fa sempre più spesso di una parte, solo di una parte del prodotto. Come si mantengono i clienti nei canali web mobile? Email di benvenuto, guida all'uso, telefonate per ringraziare l'utente per avervi scelto e offrire dei semplici consigli su come sfruttare meglio il prodotto. Considerate anche di fare a intervalli, a scadenze temporali, delle mail di retention, come la seguente. Non so se avete mai letto queste mail, no? Non la vediamo da più di 2 settimane, va tutto bene? Abbiamo notato che ha avuto dei problemi, possiamo esserle d'aiuto? A me me ne arrivano diverse, sono scritto a 300 miliardi di cose, quindi si stupiscono che poi io non ci vado. Hai visto le nuove funzionalità sul sito? Ecco 5 idee per trascorrere al meglio il suo tempo su pip.com. Ancora, blog, feed di notizie per impegnare ulteriormente i clienti e gli utenti con il prodotto o il sito, programmi fedeltà che incoraggino e premino le visite ripetute, gli acquisti ripetuti, i referral, concorsi ed eventi speciali, webinar, che è un'altra cosa che va tantissimo adesso, ospiti speciali, notifiche push, che è un'altra roba che si fa per le applicazioni sui cellulari, no? Anche quando l'applicazione è chiusa, iOS e Android, dando la possibilità agli sviluppatori di mandare messaggi agli utenti, aggiornamenti e miglioramenti al prodotto attuale, che sono sempre un qualcosa che porta fedeltà e retention, ok? Soprattutto se viene comunicato ai clienti in modo preciso. Telefonate ai clienti alcune settimane prima del rinnovo del contratto, è una cosa che si fa se ha un modello di ricavi ad abbonamento, no? Andiamo ancora avanti, newsletter con consigli e trucchi, email temporalmente scadenzate, che siano basate sul comportamento dell'utente sul sito, sulla mancanza di visite, supporti clienti e supporti personalizzati, switching cost elevati. Ancora una volta torna questa storia degli switching cost elevati. Se è relativamente semplice per i vostri clienti passare dal vostro prodotto a prodotti dei concorrenti, probabilmente avrete un tasso di abbandono elevato, quindi dovete cercare di legare a voi i clienti esistenti. Andiamo ancora avanti, queste sono le strategie. Incrementare i clienti. Ci sono due modi per farlo: portare i clienti attuali a spendere più denaro e incoraggiarli a portare nuovi clienti in azienda. Per convincere i clienti attuali ad acquistare di più, dovete innanzitutto assicurarvi che siano soddisfatti del prodotto, della performance e del prezzo. Dopodiché cercherete di vendere loro più prodotti. Poi potete convincere i clienti a mandare altri clienti all'azienda. Ci sono diversi strumenti e tecniche di marketing virale, su cui non ci soffermiamo oggi, che possono aiutarvi a convincere i clienti a riferire ad altri clienti quando siete bravi, buoni e belli. Ok? Anche qui programmi di cross-sell, anche qui programmi di upsell, programmi di next-sell e unbundling, spacchettamento. Allora, suggerimenti per incrementare: ogni grazie o pagina di conferma dovrebbe suggerire diversi articoli che il cliente potrebbe trovare interessanti. Ti ringraziamo per aver acquistato questo prodotto. Potresti anche pensare di poter acquistare quest'altro prodotto che sicuramente andrà incontro ai tuoi gusti. Nuovi articoli, offerte speciali e sconti che possono essere fatti per aumentare la dimensione dell'ordine. Queste cose potrebbero essere messe per esempio in evidenza durante il processo di pagamento. Amazon è una cosa che fa questo genere. Tu selezioni il libro e il portale sistematicamente ti dice: persone prima di te che hanno comprato questo hanno anche comprato quest'altro, ok? Le aziende di e-commerce, per esempio, dovrebbero avere dei generatori di raccomandazione del tipo: se avete acquistato X, allora sicuramente vi potrebbe piacere acquistare Y. Alcune aziende che operano soprattutto sul mondo del web includono delle offerte speciali, ma distribuiscono prodotti fisici,
includono delle offerte speciali e degli sconti in ogni spedizione. È opportuno anche che mandiate attraverso questo canale delle mail ai clienti per presentare dei prodotti nuovi o diversi o delle componenti aggiuntive. Promuovete offerte speciali su nuovi prodotti o servizi che il cliente non ha acquistato e su cui voi potreste avere, per esempio, un alto margine. Ok? Prendete in considerazione strumenti nuovi come YouTube. L'idea potrebbe essere quella di aprire un canale YouTube. Ok? Molte aziende adesso lo stanno facendo. Ok? Incoraggiate gli amici dell'azienda e il suo team a invitare i loro amici per apprendere un po' di più sui vostri prodotti. Prendete in considerazione concorsi, lotterie, promozioni, tutto ciò che possa servire ad accrescere la portata delle vostre attività virali. I prodotti virali si aiutano a vendere da soli, no? Vi ricordate Hotmail com'è decollata con la frase invita i tuoi amici ad aprire un indirizzo di posta elettronica Hotmail? Come convincere i clienti a portare altri clienti? Incoraggiare i clienti a cliccare mi piace su Facebook, offrire ai clienti sconti o prove gratuite da condividere con gli amici, permettere ai clienti di mandare email ai loro amici utilizzando la loro rubrica per creare una mailing list. LinkedIn e Facebook fanno questo costantemente. Creare concorsi o incentivi per incoraggiare i tweet, i mi piace e altre attività virali. Mettere in evidenza i pulsanti per le associazioni di social networking sul vostro sito e semplificare le attività virali. Incoraggiare i blogger a parlare di voi e premiarli per averlo fatto. E così abbiamo concluso anche questa parte. Adesso ci riposiamo e il pomeriggio sarà dedicato al martirio. Abbiamo finito.